Ok, ci siamo, cominciamo, poi mano a mano arriveranno. Allora, oggi abbiamo un webinar con Pablo dal titolo Styles and Makeup and Concept. Allora, vi farò una piccola introduzione di Pablo. E Pablo è un make-up artist di fama internazionale. L'incontro col maestro Gilles Cagnier ha segnato l'evolversi della sua carriera. Come art director della Maison Gilles Cagnier, ha creato per il Baldan Group una nuova linea di make-up idratante e protettiva basata su un nuovo concept, che è il seguente, poiché una pelle sana racchiude il segreto di un make-up perfetto. Oggi Pablo è anche consulente d'immagini per diverse attrici e showgirls come Monica Bellucci, Jodie Foster, Nicole Kidman e collabora come art director a grandi eventi nel mondo della moda, della televisione, possiamo ricordare Miss Mondo, Miss Italia. Per stilisti anche durante le Fashion Week internazionali e ha collaborato anche al programma Una ragazza per il cinema, Uno Mattina, TG2 Costume e Società. Negli ultimi anni riceve numerosi premi, l'ultimo è il premio Assotutela per le eccellenze italiane presso la Sala ISMA del Palazzo del Senato, che gli è stato assegnato per il suo impegno a favore delle donne colpite da tumore o vittime di violenza. Dal 2005 dirige il suo make-up studio Face Place di Roma, dove forma giovani talenti, è anche docente presso la facoltà di cosmetologia dell'Università di Ferrara e collabora con aziende italiane quali Biotech, Orsini Belfatto e Clinita. Pablo, io ho un video che ti rappresenta, cercherò di fare il download, ma se non ci riesco, a te sarà la parola perché non sono riuscita a contattare il servizio informatico. Ci provo. Ok, mi dicono che il video non si vede, quindi a quel punto ti do la parola, Pablo, e dimmi quando devo partire con la presentazione. Sì, allora, devi cliccare su un link. Allora, innanzitutto vi ringrazio per questo invito che ho colto con molto piacere. Ringrazio ovviamente l'Università Internazionale degli Studi di Roma e la Facoltà di Economia e soprattutto ringrazio la dottoressa Maria Cristina Rigano che ho, diciamo, con cui collaboro anche per diversi eventi come International Couture. In passato anche con alcune sfilate, come ad esempio le sfilate di Abetimo Foods qui a Roma. E in quest'ultimo periodo ho anche scritto un libro, qui ecco, cioè, ci sono anche delle fotografie, per chi non conoscesse il mio maestro era appunto lui. Gilles Cagnier è stato praticamente il mio mentore, colui che comunque diciamo, è stato scoperto da Diane Vreeland, che sicuramente tutti voi conoscerete. La famosa fashion editor di Vogue America e fu scoperto soprattutto a Londra durante uno shooting e quindi lei lo presentò a Barbara Factor, che era la pronipote di Max Factor. Max Factor è stato praticamente il primo truccatore della storia, colui che ha inaugurato diciamo, anche tutto il discorso del trucco correttivo, poiché all'epoca, negli anni 20, ancora non si erano praticamente mai visti dei trucchi correttivi. Negli anni 30 Max Factor appunto riesce a creare proprio una factory, quindi un suo studio e poi un'industria proprio dei cosmetici, tanto poi da trasformare tutti i volti più famosi di Hollywood. E quindi Barbara Factor, appunto la pronipote di Maximilian Factor Senior,
chiamò Gilles a Los Angeles. In un certo senso, in quel video che avremmo dovuto presentare, lì c'è anche un po' la mia storia. E Los Angeles è stata per me sicuramente l'esperienza più formativa della mia vita, perché mi ha dato l'opportunità di entrare in contatto con grandi personaggi dello spettacolo, come diceva anche Maria Cristina prima, come Jodie Foster, Heather Locklear e via dicendo. E mi ha dato anche l'opportunità di viaggiare tantissimo nel mondo perché, oltre alla mia preparazione accademica in quanto visaggista, sono anche laureato in lingue e letterature straniere qui a Roma, alla terza università, e questo insomma mi ha dato l'opportunità anche di viaggiare molto il mondo. In questo libro non faccio altro che raccogliere un po' tutto diciamo, il trucco per quanto riguarda l'aspetto correttivo. C'è un bellissimo, ad esempio, capitolo numero 4, dove parlo dell'armocromia, che è una delle scienze che studia appunto molto legata alla moda, che studia proprio quali sono i nostri colori amici, qual è quella palette di colori che ci valorizza e che ci dà ovviamente quell'effetto filtro Instagram, no? Molte volte quando incontriamo tanti degli amici, magari ci dicono: "Ah, ma come stai bene oggi? Cosa hai fatto?" Magari abbiamo scelto il colore giusto inconsapevolmente. Quindi attraverso lo studio dell'armocromia è molto importante, diciamo, trovare quelli che sono i nostri colori. In più, termino, diciamo, poi c'è una parte anche sulla pelle nera, sulle donne asiatiche, perché ovviamente ho avuto l'opportunità di viaggiare veramente in tutto il mondo e quindi truccare persone in tutte, le etnie, anche qui in Italia, ovviamente. E il trucco anti-aging, e alla fine, proprio per ricollegarmi alla presentazione di Maria Cristina, l'oncoestetica. L'oncoestetica è quella disciplina che lì lavoro presso l'Università di Tor Vergata insieme al dottor Garelli, su quello che sono appunto il trucco che io chiamo il trucco per riconoscersi, perché come ben sapete, sicuramente qualcuno di voi, anche nella propria famiglia, avrà avuto comunque dei parenti che abbiano avuto questo problema delle chemie, delle radioterapie. Ovviamente andiamo praticamente a perdere capelli, ciglia, sopracciglia, e quindi io lo faccio proprio a livello di volontariato insieme a questa associazione che si chiama Oncoestetica.it, che va proprio a curare attraverso anche il riconoscimento dei propri tratti. E quindi concludo con il libro un'intervista di una mia paziente, di una mia cliente, che diciamo, è anche stata la mia insegnante, è la mia insegnante di Pilates. La prima cosa che lei ha detto quando si è risvegliata dopo l'operazione è: "Voglio fare lezioni di make-up, non voglio perdere la mia immagine e soprattutto voglio prendermi cura di me stessa", quindi facendo anche la skincare routine. Questo è molto importante perché insomma lei dice in questa intervista appunto che tra le varie cure che le sono state date, quella ovviamente delle terapie e nel processo di guarigione, ha contribuito notevolmente anche il make-up. Questo per far capire che tante volte il make-up non è solo collegato al concetto di vanità, ma è legato proprio a un concetto di rispetto per noi stessi e soprattutto di autostima. Questa piccola parentesi per poi iniziare il nostro PowerPoint, quindi puoi cominciare, Maria Cristina, con le nostre slide, per introdurvi appunto che cos'è lo stile e il concept. I vari stili, oggi come oggi non possiamo più parlare di moda, mentre nella storia della moda e dell'immagine, fino, diciamo, a tutti gli anni 90, siamo riusciti in un certo senso, di decenni in decenni, ad andare a costruire lo stile, e cioè la moda, e quindi dargli una connotazione ben precisa. Oggi non riusciamo più a parlare di moda, ma parliamo piuttosto che di stili. Che cos'è lo stile? Lo stile è un codice estetico, ovvero sia un insieme di elementi estetici che vanno a caratterizzare le creazioni che determinano un determinato appunto brand, che lo individuano, o stilista, rendendolo immediatamente possibile la sua attribuzione. Esso viene declinato in abiti, accessori, gioielli, ma anche in complementi di arredo e suppellettili. Nell'ambito della moda, questo viene reso ancora più evidente attraverso l'uso di determinati make-up,
acconciature, modelle e soprattutto creare, come ad esempio nell'immagine che abbiamo visto prima di Vogue, nel centenario dell'anniversario di Vogue, riusciamo immediatamente a capire cosa, che siamo negli anni 90, lo percepiamo da cosa? Sicuramente io li ho vissuti e quindi le ho anche truccate queste modelle a Piazza di Spagna quando c'era la sfilata Donna sotto le stelle, le modelle dell'epoca, riconosciamo una Cindy Crawford giovanissima, Claudia Schiffer, Elizabeth Willington, la stessa Naomi, Jasmine, tutte modelle, icone degli anni 90. Lo riconosciamo poi dall'abbigliamento, qui infatti notiamo perfettamente che si tratta di Versace, adorava il bianco e soprattutto il pantalone a vita alta e la camicia oversize annodata appunto sotto il seno sicuramente ci riporta in quegli anni. Possiamo passare alla prossima slide. Eccoci. Che cos'è appunto il concept? Il concept praticamente è una proposta progettuale necessaria a definire gli elementi fondamentali di un progetto per le basi della realizzazione dello stesso. In questo caso era la sfilata di Chiara Boni, quando ovviamente come ben sapete si fa un briefing antecedente alla sfilata con dei vari fitting e prove, trucco, parrucco e abiti insieme alle modelle, la richiesta di Chiara Boni è stata quella di vorrei uno smoky, ma non uno smoky né un eyeliner, e quindi io e un occhio nero. Quindi insomma a questa domanda anche un po', diciamo, se vogliamo un po' così se vogliamo insomma spiritosa, perché insomma non vuoi un eyeliner, non vuoi un occhio nero, però vorresti un occhio nero, cosa vuoi? Allora a quel punto mi è venuta in mente l'ara di un pipistrello, no? Perché i suoi abiti erano tutti degli abiti molto geometrici. Chiara Boni sappiamo perfettamente che la possiamo introdurre benissimo nello stile minimal, lo si riconosce perfettamente dal taglio degli abiti, molto lineari, molto geometrici, e soprattutto questa collezione che lei chiamò appunto la Petite Robe Noire, in onore ovviamente di Chanel. Questo abito si chiudeva in un quadretto, praticamente in un rettangolo, in una piccola bustina, proprio perché la donna oggi, viaggiando molto, vuole poi un abito che appena lo tiriamo fuori dalla valigia sia perfetto, e quindi anche il materiale con cui sono stati ovviamente creati i capi consentivano questo tipo di questa tipologia. A questo punto ho proposto questo diciamo eyeliner molto grosso, un po' probabilmente Amy Winehouse ad esempio, no? Una delle cantanti che purtroppo anche lei non c'è più, però insomma ha lasciato un segno ben profondo, anche qui richiamando un po' queste linee geometriche, quindi quest'ala di pipistrello, e al posto di normalmente quando un occhio è molto truccato andiamo a utilizzare un rossetto molto chiaro, qui invece ho voluto utilizzare un rossetto rosso ciliegia proprio per interrompere un po' il contrasto tra il colore nude degli abiti e prevalentemente neri e questo rossetto rosso ciliegia. L'acconciatura, come vedete, è una coda alta con un diciamo con un asola, si chiama, con un effetto asola, come se formasse quasi un cappellino, che ci rimanda sicuramente agli anni diciamo 20. Gli stili che vedremo sono tanti. Il concetto da esprimere anche bene è che comunque gli stili si dialogano tra di loro. Oggi, soprattutto come oggi, specie dopo il 2000, quando è incominciata la globalizzazione, comunque questo processo di anche commercializzazione della moda, se vogliamo. Infatti, come ben sapete, adesso gli stilisti non creano più solo la collezione autunno-inverno e primavera-estate, ma sono costretti a creare mese dopo mese tante collezioni. Adesso, grazie, diciamo, in un certo senso anche grazie al Covid, questo processo si è rallentato moltissimo. Avete visto che gli stilisti hanno un grosso ripensamento, lo stesso Armani ha detto insomma
la moda andrebbe più pensata che realizzata. E quindi, diciamo, questo processo è un po' rallentato in quest'ultimo anno. Però, diciamo, se voi vedete anche dai grandi magazzini, come possono essere Zara, H&M, molti stilisti firmano anche delle collezioni per questi grandi magazzini proprio perché la moda è diventata molto più democratica e soprattutto c'è questa contaminazione fortissima tra i vari stili. Gli stili che vedremo sono lo stile minimal, lo stile glamour, quindi le pellicce, il sofisticato, lo strutturato, il destrutturato, l'eclettico, il parigino, appunto parisien, l'English, quindi lo stile molto più britannico, l'internazionale, lo stile teenager, lo stile casual, l'underwear e il beachwear. Ho voluto proprio legare, sì, possiamo andare avanti, ho voluto proprio legare ad ogni stile, una breve presentazione e poi delle immagini che possiamo commentare tra di noi. Poi, ovviamente, se volete fare delle domande, magari anche, non so, Maria Cristina, tu sei abituata a farle alla fine? Allora, loro, se qualcuno alza la mano, può interrompere tranquillamente, solo che io non vedo perché sto condividendo uno schermo. Quindi chiedo gentilmente a Damiana, che ci sta coordinando insieme a me questo webinar, di, se qualcuno alza la mano, di parlare lei e di interrompere la presentazione per fare la domanda che sicuramente sarà attinente al passaggio del momento. Certo, non si preoccupi, io qui ho la chat a destra, quindi chiunque voglia fare una domanda può tranquillamente alzare la mano. Ok, grazie. Prego Pablo, puoi continuare. Io adesso anche la chat la vedo anche io, non Ok, avevo perfetto. così, la vedo anche io. Sì, perché io sono abituato a lavorare con Google Meet, ma è molto simile come sistema. Sì. Allora, quindi parlando dello stile minimal, io di solito quando faccio questa lezione chiedo sempre ai miei corsisti di leggere questa immagine perché l'immagine arriva prima delle parole. Se io guardo questa immagine, sicuramente vedo una donna molto sicura di sé, molto fredda, razionale e effettivamente incarna perfettamente lo stile minimal. Questo lo riconosciamo anche dall'utilizzo dei colori. A proposito di armocromia, come vedete qui c'è un contrasto molto forte tra due colori complementari che sono il verde e il rosso dei capelli, rosso rame. Rosso e verde sono due colori complementari che se noi li mettiamo accanto esprimono il massimo del contrasto. Se li andiamo a sovrapporre si neutralizzano. Il verde è un colore molto freddo, al contrario del rosso che invece è un colore molto caldo. Ma nonostante questo forte contrasto, l'immagine che noi andiamo a leggere è sicuramente un'immagine molto fredda. Lo stile minimal, infatti, raggiunge il suo apice nella moda, soprattutto a metà degli anni 90, in contrapposizione proprio al glam, al glink, no? Degli anni 80, al punk anche degli anni 80, proprio per recuperare un po' tutte le linee e ridare un senso di rigidità, in un certo senso di austerità alla moda. Ma questa corrente non nasce proprio negli anni 80, lì raggiungerà sicuramente il suo apice, ma se ben ricordiamo nella storia della moda, già negli anni 60, quando c'era appunto il classico abito trapezio o la minigonna nel 1965 di Mary Quant, andiamo proprio a rivedere quella filosofia, cioè quella corrente che era caratterizzata da un processo di riduzione della realtà, dall'antiespressività, e questo lo si vede benissimo nella foto, guardate anche la posizione delle labbra della modella che sono completamente chiuse, e quindi anche questo è una sorta di diciamo di non comunicazione verbale, ma solo attraverso lo sguardo che lei dà, no? Ci viene in mente anche, non so, Kate Moss, no? Kate Moss era famosissima per il suo sguardo penetrante che riusciva a conquistare tutte le passerelle, anche gli shooting fotografici che allora venivano fatti. Allo stesso tempo, come vi dicevo, i principali nomi che caratterizzano sicuramente questo stile sono
Armani, detto appunto Re Giorgio, Prada, Marni e Gilles Sander insieme a Donna Karan, Neil Barrett e tanti altri. Io ovviamente ne ho nominati solo alcuni, però insomma effettivamente diciamo sono tantissimi gli stilisti minimal, come anche prima Chiara Boni vi dicevo. Per quanto riguarda Giorgio Armani, sicuramente è considerato il re dello stile minimal. Il suo capo, che poi ha sancito effettivamente il grande successo che ha avuto negli anni '80 e che continua comunque ad avere, tanto da essere proprio riconosciuto lo stile Armani, quasi un'equazione tra minimal e Armani, abbiamo soprattutto il concetto della giacca. Lui che cosa fece? Sicuramente la giacca la destrutturò e quindi andò a eliminare le imbottiture, le controfodere che sono all'interno della giacca, spostando i bottoni e modificando notevolmente le proporzioni, soprattutto nel caso della donna allungandola. La donna Armani è caratterizzata sicuramente da una spiccata androginia che farà appunto della giacca il suo must all'interno del suo guardaroba. Ecco, anche qui io per esempio non amo molto chiamarlo armadio, armadio mi dà più un'idea diciamo maschile, mentre il guardaroba lo vedo molto più femminile, no? Anche la parola stessa guardaroba lo trovo molto più dolce ed elegante. E Armani si è ispirato sicuramente ai fantastici film del bianco e nero, come parlavamo prima, degli anni 20 e 30, e soprattutto viene ricordato per questo colore che lui ha creato, che è un neutro praticamente cromatico, ovvero sia il grege. Il grege è quella, diciamo, quella commistione tra il beige e il grigio, e quindi più o meno un color sabbia, piuttosto ferroso, quindi freddo come colorazione, che lui abbina in maniera praticamente trasversale nella sua moda, abbinandolo a tutto, dalla giacca classica blu Armani, detta appunto blu Armani proprio perché anche lui risente del fascino dell'Oriente, no? Se pensiamo anche al blu Cina, no? Lo inserisce poi nei vari codici vestimentari, quindi nei vari elementi del guardaroba, come ad esempio appunto la classica camicia alla coreana, i cappotti simili ai gellaba, lanciati soprattutto nel famoso film Il tè nel deserto. Come vediamo anche qui Armani è riconoscibilissimo, no? L'unica foto che forse non ci fa venire in mente Armani è questa sopra in alto accanto al logo, questo rosso esatto, diciamo un po' rosso sangue, no? Rosso e nero, con questo collo così diciamo rotondo, no? Mentre Armani siamo abituati sempre a vederlo nello stile molto geometrico. Qui vediamo appunto il blu di Armani abbinato al rosso, che è anche uno dei suoi colori preferiti, e i vari colori, come vedete invece accanto, più neutri, come appunto il ceruleo o appunto il grege. Possiamo andare avanti. Prada, rispetto ad Armani, diciamo, come sapete, non nasce come casa di moda, nasce piuttosto come, diciamo, azienda di pelletteria, di scarpe e borse. Poi negli anni 90 ha il suo, diciamo, con Miuccia Prada ha, diciamo, il suo successo, soprattutto dovuto alla rivisitazione di alcune stampe, appunto, degli anni 60, che vediamo riconoscibilissimi nella foto centrale, no? Anche il taglio dell'abito, poi vedete sempre questo effetto un po' a trapezio, giusto, ecco, stretto un po' dalla cintura in vita, però riconosciamo perfettamente lo stile di Prada, soprattutto attraverso anche le stampe. Quindi lei diede molto, diciamo, spinta all'utilizzo delle stampe. Possiamo andare avanti. Donna Karan New York è considerata un po' la Giorgio Armani americana, con tutti i miei, insomma, dubbi sotto questo aspetto, però sicuramente in America ha avuto un grande successo, in Italia soprattutto negli anni 90 ha avuto una grande, diciamo, una spiccata, diciamo, successo, un buon successo, però insomma adesso un po', già un po' meno. E lo riconosciamo anche qui nei tagli, ovviamente tutti molto asimmetrici,
come vedete anche sia nei tailleur che negli abiti lunghi, però è considerato più un abbigliamento, diciamo, da prêt-à-porter, ecco, non di haute couture come può essere Armani nella sua prima linea, nella Black Label oppure nel discorso moda, insomma. Jill Sander è anche una stilista austriaca che ha lavorato molto con Prada, per tanti anni ha firmato anche alcune sue collezioni come direttrice artistica. Qui la vediamo, insomma, nella sua, nel suo stile. Come vedete qui siamo un po' in bilico, come vi stavo appunto dicendo, nella contaminazione degli stili, con uno stile anche un po' distrutturato, un po' ci vengono in mente gli sei di Anversa, no? Un po' André Melemester. Okay, io scorro piuttosto velocemente, qua se ci sono delle domande, perché è abbastanza lungo il PowerPoint. Neil Barrett, ecco, anche qui vediamo perfettamente lo stile distrutturato, no? Di Anversa. Non so se avete sicuramente notato Arisa nel Festival di Sanremo, era vestita da Martin Margiela, che poi, insomma, ricorda molto quell'abito fasciato, questo qui a sinistra, no? Beige, di quello che ha indossato Arisa l'ultima serata di Sanremo, no? Tant'è che Carla Dozzi addirittura ha detto che sembravano le garze con cui ci fanno addirittura, insomma, la pressoterapia e i bendaggi nei centri estetici. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'immagine che a me piace moltissimo, questa di Marni. Qui il visual designer, devo dire che ha reso perfettamente, cioè se io vedo l'immagine leggo proprio Marni, lo leggiamo perfettamente anche proprio nella composizione grafica dell'immagine, perché come vedete sopra ogni modella c'è la lettera corrispondente, quindi M-A-R-N-I, con la spaziatura. E come vedete c'è un forte bilanciamento anche nelle linee, no? Vedete sempre la stessa modella come se fosse, diciamo, fotocopiata, no? In un certo senso mi vengono in mente quelle bamboline che da ragazzino ci giocavo insieme a mia sorella per vestire le ragazze. Vedete, la prima e l'ultima hanno la gonna della stessa lunghezza, la seconda e la quarta uguale e quella al centro divide con le righe e soprattutto con un short, insomma, un bermuda. Come vedete, insomma, anche qui io trovo veramente geniale l'idea proprio di posizionare la modella sotto ogni lettera, e quindi anche qui siamo in un forte proprio discorso di linearità e di geometria. Adesso passiamo al mio campo, che è il, diciamo, quello del trucco e parrucco. Cosa ci chiedono solitamente gli stilisti minimal? Sicuramente il minimo senza il massimo non esiste, quindi si passa dal liscio, piastrato o spettinato all'acconciatura molto raccolta, ad esempio il piccolo chignon tipo étoile, oppure le code o la banana, ma tendenzialmente le modelle che rispecchiano anche lo stile Armani sono delle modelle con colori freddi, quindi niente rosse, ma preferiscono, ecco, le more o le bionde, ma biondo non dorato, ma biondo cenere o silver. Quindi tutto ciò che risalta senza volumi ridotti ovviamente al minimo. Parliamo adesso del make-up, la slide successiva. La palette che sicuramente non mancherà mai nella make-up bag di un visaggista, ma neanche nella trousse di una donna, sono i classici colori neutri, no? Quelli che vanno dal beige al marrone. Il look prediletto dagli stilisti minimal è il nude look. Qui voglio aprire una piccola parentesi, io lo dico spesso ai miei corsisti, è molto più difficile togliere che aggiungere. Ricordate la famosa frase di Chanel, quando stai per uscire di casa, guardati allo specchio e togli una cosa. È una... di coraggio, diciamo, completo. Se voi vedete le vetrine di Armani,
Io la guardo e sono comunque soddisfatto, perché anche se c'è un solo abito, o una sola giacca, o un solo accessorio, mi riempie la vetrina. Questa è la differenza tra un look povero e un look minima. Il filo, diciamo, proprio che passa tra il povero e il minimal è veramente ridotto, quindi bisogna stare molto attenti al minimalismo. Il minimal, appunto, di Armani è un minimal perfetto che contempla tutto. Alcuni minimal talvolta sono troppo poveri e quindi risultano anche sciatti, così anche nel trucco. Come vedete qui, questo trucco è regolato in base al chiaroscuro, vediamo i punti luce, vediamo nell'angolo interno dell'occhio, vediamo le ombreggiature del contouring, esatto, nella palpebra mobile, negli zigomi. La bocca è neutralizzata, viene detta appunto cancellata dal famoso Alberto De Rossi, che è stato uno dei grandi truccatori italiani, che aveva costruito quel look su Brigitte Bardot. Occhi da cerbiatta e bocca cancellata. Da lui prendiamo questo diciamo, spunto, no? Proprio questi occhi molto grandi con una bocca appunto silenziosa. Qui adesso ci spostiamo in un altro mondo, che è il mondo del glamour. Come vedete, l'immagine che ho selezionato della copertina di Vogue è completamente diversa da quella che abbiamo visto prima. Qui assistiamo a una bellissima Kate Moss che si avvolge in questa posa molto sensuale, che ricorda ovviamente le curve della donna, no? Il punto vita molto stretto, la classica clessidra, no? Un po' forse, se vogliamo, diciamo, adesso meno attuale, no? Però il glamour appartiene a tanti mondi, come non so, nel sud Italia, nel Mediterraneo, le donne anche arabe amano molto il glamour, lo spazio, il lusso, tutto ciò che brilla, no? E infatti lo stile glamour è sicuramente uno stile di ricercata sensualità, capace appunto di enfatizzare la voglia di sedurre. Qui c'è proprio, anche qui, come nel minimal, quel piccolo, diciamo, confine, linea di confine tra il povero e il minimal, qui invece c'è la differenza tra il glamour e il volgare. Quindi glamour vuol dire sensualità e seduzione, ma non vuol dire volgarità. Infatti la modella che vediamo accanto ha questa onda bellissima che ci ricorda ovviamente gli anni di Rita Hayworth, no? Quindi questa onda morbida su un lato solo, come vedete la bocca non potrà essere che rossa e gli occhi sono ovviamente molto felini, da gatta. Apro una piccola parentesi sul rossetto rosso. Il rossetto rosso, come sapete, viene chiamato proprio rossetto in italiano proprio perché richiama ovviamente una parte della femminilità. Se voi avete sicuramente visto o letto il famoso saggio La scimmia nuda, sapete appunto che il rosso è stato applicato sulle labbra proprio in simbolo di sensualità e di seduzione, perché la donna durante il suo rapporto sessuale tende ovviamente ad essere in circolazione, ad essere molto errorata, e quindi le altre labbra diventano rosse. E così questa grande similitudine, ovviamente non sono io che l'ho detto, ma appunto chi ha scritto questo saggio La scimmia nuda. Tra ovviamente gli stilisti che possiamo annoverare in questo stile ritroviamo sicuramente Gianni Versace, Gucci, Rocco Barocco, Dolce Gabbana, per citarne solo alcuni ovviamente. Possiamo andare quindi avanti e parleremo adesso di Versace. Versace è stato comunque uno stilista che ha iniziato la sua carriera già negli anni 70, ma raggiunge l'apice soprattutto negli anni 80. Il suo stile è caratterizzato sicuramente da una donna molto sensuale, molto femminile e anche molto fiera della sua femminilità. Ondeggiava, ovviamente, Versace tra uno stile psichedelico, tra lo stampato, il punk rock, il rinascimentale fantino, il piratesco, il cowgirl, li ha veramente toccati tutti, quindi è un glamour tendente all'eclettico. Tutta la sua produzione era soprattutto caratterizzata da una forte ricerca, dello studio, dei tagli e dei materiali. Ad esempio
la pelle stampata, il mix tra velluto e seta e pelle, il broccato, tutto ciò che ovviamente andava ad avvolgere la femminilità. Anche qui, per esempio, vediamo il famoso abito in Orotex, che praticamente è stato un po' il suo successo, che richiama, se vi ricordate bene, nella storia della moda, sicuramente Paco Rabanne. Paco Rabanne fu colui che creò il famoso abito maglia, creato appunto in metallo, mentre lui lo fece in questo tessuto morbido e avvolgente, tipo ovviamente, adesso mi sfugge il nome, non la licra, ma quello che usava anche Chanel. Il jersey. Jersey, grazie Maria Cristina. Prego. E grazie, grazie mille. E questo abito stupendo indossato da Liz, da Elizabeth Hurley, in uno degli Oscar, delle serate degli Oscar, dove questo abito sembra assolutamente che si regga attraverso una spilla, quindi lo trovo veramente geniale. Ricordo perfettamente il catalogo di Avedon quando scattò queste foto su queste modelle che erano stupende, che appunto ebbe un successo planetario. Accanto vediamo un'immagine del mio maestro Gilles Cagnet, quando nel Sanremo 1984 trucca Patti Pravo. Anche qui lo stesso abito di Versace, e ricordo appunto una di questi piccoli racconti che mi diceva Gilles, che lei appunto voleva cambiare look e decise per questo look tipo da, insomma, un po' da geisha, se vogliamo, no? E quindi alle 3 di notte lo chiamò per cambiare trucco, e dopo tutte le prove alle 5 di notte Gilles aveva bisogno ovviamente di smaltire la nottata e chiese un martini. A lui piaceva molto, insomma, bere un po' gli alcolici, soprattutto dopo una giornata di lavoro, e lei per dispetto gli spense la sigaretta nel martini, e Gilles fu molto arrabbiato per questo. L'immagine che vedete sotto in basso è stata poi ripresa da Donatella, credo 2 o 3 anni fa, da Donatella Versace, e quando richiamò tutte le top model di una volta con gli abiti sempre in oro. Qui al centro vediamo lo stile rinascimentale e i famosi abiti, i costumi coloratissimi, sempre fotografati da Avedon con la bellissima Naomi Campbell. Ovviamente lo stile Versace, da quando l'ha preso Donatella, insomma, è un po' cambiato, però insomma Donatella era sempre stata la sua confidente, quindi trovo più che giusto che lei abbia continuato, insomma, poi la stirpe. Lei era anche la stylist delle sue sfilate. Esatto. Lei stava dietro le quinte e organizzava i vari look che dovevano uscire in passerella. Quindi era coinvolta direttamente, a prescindere, poi dopo ha rilevato lei, però lei è stata sempre il suo braccio destro dall'inizio. Sì, lui ha sempre chiesto la sua opinione su tutte le sue creazioni. Sì, sì. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Gianni Versace insieme a Gilles proprio a Miami, nella sua famosa villa, che poi purtroppo la ricordiamo per la sua morte. Gucci, come vedete, è sempre un glam, ma è un glam un po' già più sofisticato, no? Sicuramente adesso poi è stato rivisitato dall'ultimo direttore artistico, come avete visto, soprattutto adesso attraverso Achille Lauro, no? Nelle ultime 2 edizioni di Sanremo abbiamo visto un Gucci customizzato. Ovviamente non sono le cose che vediamo in sfilata, sono state proprio create da da Achille Lauro, cioè dal direttore artistico per Achille Lauro, e soprattutto sotto richiesta di Nick Cialoni, che voi sapete che è adesso il famoso celebrity stylist delle VIP. Ok, possiamo andare avanti. Rocco Barocco, anche qui l'immagine mi piacciono molto, soprattutto queste due in basso. È molto difficile, credetemi, fotografare un'immagine del genere, soprattutto perché c'è un bilanciamento impressionante tra i colori. Vedete l'oro, il verde, l'azzurro, e anche qui la stoffa e il parato anche della tappezzeria, della location dove è stata fotografata questa bellissima modella. Anche qui, diciamo, c'è un grosso studio nella costruzione dell'immagine, e qui ci dà perfettamente l'idea dell'opulenza e del lusso. Quindi la donna
glamour è sicuramente una donna a cui piace stare al centro dell'attenzione. Se avete visto bene nella foto iniziale, anche Kate Moss aveva le labbra aperte proprio in simbolo di seduzione. Posso andare avanti. Dolce & Gabbana invece, come sapete, sono la mente, il braccio di questa azienda. Domenico sicuramente è la parte creativa, mentre Stefano è stata più la parte commerciale. E qui abbiamo questa sfilata che io adoro, ispirata al mondo bizantino, con questi cristalli bordeaux inseriti sotto sul rosso. Quindi anche qui immaginatevi se i cristalli fossero stati argento o oro, insomma, quindi sarebbe stato veramente molto pesante, mentre in questo modo, nonostante sia un effetto molto carico, molto diciamo importante, gli accessori sono solo quelli dorati. Ovviamente Dolce & Gabbana, soprattutto nelle ultime sfilate, ha sempre cercato di contestualizzare la sfilata rispetto alla nazione che lo ospitava. Ad esempio in Cina, se ricordate bene, creò tutti gli abiti ispirati alla Cina. In America, qui vediamo perfettamente a New York, nella immagine qui in basso, la foto dell'Empire State Building riproposto nell'abito. O ad esempio quando a Palermo a Mondello ha fatto sfilare le sue modelle ispirandosi a tutti i dolci e alle tradizioni siciliane, come la cassata, il carretto siciliano e via dicendo. Loro sono stati sicuramente molto intelligenti, soprattutto nel riprendere tutti i codici vestimentari, quindi il codice estetico e tradizionale siciliano, ricreando ovviamente una moda molto contemporanea, anche molto, diciamo, amata da una grande fetta di pubblico. Ok, andiamo avanti. Allora, durante una sfilata glamour sicuramente cosa ci chiederanno gli stilisti? Sicuramente ci chiederanno dei volumi, delle lunghezze molto morbide, le modelle saranno prevalentemente bionde o rosse, ma tendenzialmente biondo dorato, con magari il supporto di posticci, parrucche, che comunque diano molto molto volume. Un po', ecco, l'apice secondo me del glam c'è stato soprattutto agli inizi degli anni 90, quando appunto ricordiamo quelle modelle che abbiamo visto prima. Comunque i colori sono, come vi ho detto, sempre molto caldi, come i dorati, i ramati, i marroni tipo buccia di castagna, contrasti nei riflessi, tutto ciò che è lusso, magia, fascino, bellezza seducente. Il make-up è sicuramente un make-up molto molto legato al discorso diciamo del rossetto rosso e degli ombretti molto dorati. Quindi la donna glamour, una sfilata glamour, sarebbe inimmaginabile vedere una bocca rosa chiaro. Quindi insomma sicuramente l'occhio è delineato da un eyeliner, gli ombretti sono dorati, il contouring e l'highlighting sono molto marcati. Infatti qui ho potuto scegliere proprio l'immagine di Kim Kardashian, proprio perché lei in un certo senso è stata un po' colei che poi ha fatto ritornare questa moda del contouring un po' esasperato, no? Quindi questo zigomo molto scavato, l'occhio molto nero, le sopracciglia molto bold, no? Quindi molto disegnate e grafiche. Ok, possiamo andare avanti se non ci sono domande, ovviamente. Ovviamente qui vediamo anche il discorso delle pellicce. Le pellicce sono sicuramente un segno distintivo per quanto riguarda il discorso del lusso, del brand di lusso. E qui ovviamente c'è anche un forte discorso etico. Come ben sapete, il mondo della moda ha praticamente negli ultimi anni abbandonato l'utilizzo delle pellicce vere per fare un mercato di pellicce ecologiche, che tra parentesi, poi io mi sono informato bene, anche non sono poi così tanto ecologiche, perché spesso sono fatte con petrolati, con paraffine, quindi insomma anche poi per smaltirle non è semplice. C'è tutto il mondo adesso invece della pelliccia rigenerata, cioè delle pellicce che oramai sono state fatte e che vengono magari rimesse a modello
con ad esempio l'inserimento di fodere all'interno molto colorate come il turchese, il fucsia, il giallo, lime, quindi spesso si notano pellicce del genere. Tra gli stilisti ovviamente troviamo sicuramente Fendi, che è la casa madre per quanto riguarda il discorso dei pellami e dei design, che ovviamente ha aperto un po' a tutto, non solo al mondo della moda. Come sapete adesso c'è anche Fendi casa, dalle coperte alle pentole, alle piastrelle, ai cioccolatini. Fendi nasce con l'acronimo FF, che sta per Fanny First, quindi pellicce spiritose, poiché è riuscita praticamente, le sorelle Fendi e poi ovviamente tutta la dinastia dei Fendi, e poi che è stato chiamato il direttore artistico, anche lui purtroppo non c'è più, Karl Lagerfeld, a cui ho partecipato ad una sfilata, quella, non so se vi ricordate, a Fontana di Trevi, con la passerella in cristallo posizionata sopra la fontana, ed è stata veramente magica come sfilata. L'ho trovata una, insieme a quelle di Marras, a mio modesto avviso, sono state tra quelle più belle, insomma, anche quella di Tom Ford, sicuramente l'ultima di Tom Ford è stata veramente fantastica, però insomma sono quelle che ricordo con più piacere, insomma. Quindi vi dicevo, Fanny First, quindi pellicce spiritose. Infatti vediamo che le pellicce sono state colorate, sono state appunto accorciate, tolte addirittura le maniche, accorciate le maniche, quindi creando una pelliccia completamente diversa dal classico visone. E poi i Fendi, io che ho visto come le lavoravano, perché ci avevano invitato a un laboratorio loro, in pratica non le foderano, e il retro tu non vedi le cuciture, le pelli sono attaccate l'una all'altra e non c'è niente che li regge, cioè la pelliccia è stata proprio destrutturalizzata, senza l'interno, senza tutto quello che mettevano i pellicciai tradizionali, che ogni pelliccia pesava 100 kg. Esatto. Erano molto morbide e molto semplici all'interno. Esatto, e comunque molto contemporanee, no? Perché comunque sì, oltre, colorate. Esatto. Qui vediamo anche Roberto Cavalli, insomma, lui ha avuto il massimo, anche lui il suo apice, soprattutto dopo la morte di Versace. Sembrava che Cavalli avesse un po' offuscato l'immagine di Versace, poi dopo con Donatella, insomma, è ritornato anche di nuovo il marchio Versace, però prima degli anni, sì, fine 90, inizi 2000, ha avuto proprio il boom, soprattutto con le stampe, no? Il pitonato, tutte le varie stampe, no? Il fagiano, la tigre, il leopardo, e tutto il discorso animalier. Loro Piana, che invece posiziona l'uomo addirittura come classico da pelliccia, quindi con la pelliccia di visone, di lupo, di ermellino, insomma, anche qui io sono un po' contrario perché sono un po' animalista, quindi insomma non riesco a parlarne proprio con molta disinvoltura, perché ho 8 cani, non insomma, vedendo anche come vengono, insomma, ammazzati gli animali, quindi sono un po' contrario. Ma comunque fanno parte delle collezioni e ci sono, e quindi noi dobbiamo parlare perché c'è lo stile Furs e quindi esiste. E anche se ultimamente va molto di moda la pelliccia ecologica, e molti designer, molti stilisti di moda la stanno adottando. Ed è molto più inquinante di quella naturale, insomma. Quindi come fai, sbagli alla fine. Esatto. Va bene, andiamo avanti. Sì, vediamo, questa era la sfilata di Fendi a cui ho partecipato. Come vedete è stata molto carina l'idea di inserire, insomma, questa pelliccia all'interno di questa treccia. Infatti gli intrecci, lo stile selvaggio, un po' animalier, non ordinato anche dei capelli, da appunto, viene spesso appunto richiesto dagli stilisti che trattano questo, diciamo, questo trend, questo stile. Per quanto riguarda il make-up, sicuramente è molto concentrato sugli occhi. Ad esempio, sfilata è stata per Prada, dove appunto ci chiese di applicare delle paillette sulla palpebra, quindi povere modelle
come immaginatevi, con la colla per le ciglia applicata, diciamo, avevamo cucito le pagliette tra di loro e poi per tenerle ovviamente sulla pelle, non è che potevamo cucire sulla pelle, ovviamente per non farne cadere abbiamo dovuto usare la colla delle ciglia. Alla fine si sono dovute togliere questa, diciamo, applicazione, insomma è stata un po' dura. E poi abbiamo sicuramente il classico trucco richiesto, proprio per dare questo aspetto molto selvaggio, il trucco mascherina, che è questo esatto accanto. Il trucco mascherina è un trucco, diciamo, soprattutto che viene dato con l'aerografo. Spesso noi truccatori in sfilata trucchiamo anche con l'aerografo per velocizzare anche il tempo. Adesso, soprattutto nel periodo del Covid, ci viene spesso chiesto di truccare con l'aerografo, proprio perché è molto più igienico, quindi non c'è utilizzo dei pennelli, ma tramite questa pistola che nebulizza il prodotto sul viso. Si può fare bene tutta la base, si può fare tutto il contouring, e anche questi trucchi un po' particolari vengono velocizzati molto dall'uso degli stencil e quindi delle mascherine. È un trucco, diciamo, molto richiesto, soprattutto, ecco, come vi dicevo, in questo ultimo periodo di Covid. Quindi non, con l'aerografo non facciamo solo dipinti o macchine, ma facciamo anche il trucco. Anche nel cinema è molto molto richiesto. Adesso arriva il mio stile preferito, quello che piace penso anche a Maria Cristina. Stile sofisticato, lo stile dell'haute couture, quindi parliamo veramente della ricerca, della sartorialità, dell'abito cucito a mano per ore e ore, per giorni e giorni, dalle sarte o dallo stilista stesso. E qui ovviamente è facilmente intuibile lo stilista, no? Qui c'è un gioco molto divertente tra la V, ovviamente, di Valentino e la postura della modella, la pose appunto della modella, che vedete riforma la V in senso contrario. L'abito ovviamente è stato sempre cucito a mano, e la cappa, che adesso è stata ripresa molto da Pierpaolo Piccioli nelle ultime sue collezioni, è stata ripresa la cappa che ricorda ovviamente gli anni 50, come vedete perfettamente, no? Dallo scollo, dal raso, no? Dall'uso dei tessuti, dei guanti e via dicendo, è stato completamente dipinto a mano. Quindi questo fa la differenza tra il prêt-à-porter, il prêt-à-couture e l'haute couture. Quindi qui stiamo proprio nell'alta moda. Una volta l'alta moda era a Roma, adesso ovviamente è passata a Parigi, però insomma speriamo di farla ritornare, vero Maria Cristina, qui a Roma. Sì, speriamo proprio, stiamo lavorando per questo. Ok, vediamo avanti. Valentino ovviamente è il principe, no? L'ultimo imperatore, ricordate sicuramente anche il film Valentino l'ultimo imperatore, quando c'è quel dialogo tra Karl Lagerfeld e Valentino, quando nei suoi 45 anni, io anche a quello ho partecipato sia come sfilata che come, diciamo, truccatore delle celebrity di quella meravigliosa festa che fece poi di fronte al Colosseo, quando appunto lui sta per lasciare, Karl Lagerfeld dice: ripensaci, perché siamo gli unici stilisti noi a creare, tutti gli altri fanno degli stracci, insomma. Quindi, o copiano. Perché esatto. Valentino e Karl Lagerfeld sono stati molto copiati da tanti altri, con delle piccole modifiche, però cioè, si vedeva proprio il fiocco Valentino, i modelli di alcuni abiti sono stati scopiazzati un po' da tanti stilisti. Infatti Valentino viene proprio ricordato, come giustamente dicevi te, dal discorso del fiocco. Il fiocco è proprio il simbolo che racchiude la femminilità, no? È proprio il... l'elemento iconico che va proprio a richiamare sicuramente la femminilità. Lui poi ha, possiamo andare avanti, diciamo, vestito tutta l'aristocrazia, è stato famoso in tutta la socialité, nel jet set. Il suo famoso rosso Valentino nasce proprio da un suo viaggio in Spagna, quando unisce praticamente tre rossi, il rosso cadmio, il rosso porpora e il rosso cardinale. E in questa sfilata, insomma, che io a cui insomma ho partecipato, mi ricordo insomma che la donna sotto le stelle
Valentino chiese a Gilles di riprodurre lo stesso rosso. E quindi Gilles, mi ricordo che prese questi tre rossetti, li spezzò, li mise dentro un pentolino. Io dico, adesso li sta combinando il mio maestro, li sciolse e creò appunto questo rosso. Qui è molto interessante vedere un po' la storia di Valentino. In basso troviamo uno dei suoi primi schizzi, quando lui appunto era appunto ritornato dalla Francia. Credo che avesse fatto la sua formazione da Rochat, se non erro. Poi lo vediamo negli anni, qui negli anni appunto 50, lo vediamo negli anni 60, negli anni fine 60, inizi 70, e poi abbiamo mano a mano Valentino che viene trasformato poi da, ad esempio, qui l'ultima delle ultime sfilate che ha fatto Maria Grazia Chiuri prima di passare, insieme a Pierpaolo Piccioli, prima di passare in Dior, con queste linee, come vedete, molto più semplificate, molto più asciutte, e adesso la mano, il testimone è stato passato nelle mani di Pierpaolo Piccioli, che io adoro come stilista, però questo vi parlo ovviamente di un mio solo punto di vista, non lo trovo molto Valentino, lo trovo molto Pierpaolo Piccioli, quindi io lo apprezzerei molto di più se lui firmasse una sua collezione personale che per Valentino. Io Valentino lo ricordo sempre per le sue bellissime creazioni e soprattutto per quando appunto ha lasciato, fece questa mostra stupenda alla Rapacis. Sicuramente anche tu ci sarai andata, no? Sì, sì, come no? Esatto, no? Era bellissima, insomma, ti ricordi tutti quei manichini? Sì, sì. Scenografica, bellissima. E anche ripresa poi nel film L'ultimo imperatore. Mi giro di qua perché di qua alla mia destra ho praticamente la mia videoteca e dove ci sono tutti i miei DVD sulla moda e sull'arte. Ok, possiamo andare avanti. Hermès sicuramente è uno stile molto sofisticato. Come sapete, è una, diciamo, è nata come casa, come una selleria. Infatti il simbolo resta sempre il cavallo e la sella. E poi le famose borse, no? La Kelly, che fu fotografatissima soprattutto da Grace Kelly, quando, insomma, dedicata a Grace Kelly, alla principessa di Monaco, proprio perché lei, mi ricordo, durante una fotografia praticamente copre la sua pancia, perché era appena incinta, copre la sua era pancia. Era incinta di Carolina, giusto? E ha coperto la pancia proprio con la borsa. E da lì quella borsa praticamente ha avuto un successo anche lì interplanetario, no? Così come anche la, insomma, tutte le altre borse che ha creato poi Hermès. Ok, andiamo avanti. Vuitton ugualmente nasce soprattutto come discorso di appunto borse e scarpe e cinture, via dicendo. Sulla moda qui è alquanto discutibile, ovviamente questi ultimi due in basso, come vedete, richiamano ovviamente i graffismi di Courrèges e di Paco Rabanne, quindi insomma non vedo proprio uno stile Vuitton come abbigliamento, lo vedo sicuramente nelle borse, negli accessori, che è riconoscibilissimo, soprattutto dalla creazione del logo, che poi è stato stampato, diciamo noi, e poi duplicato sul pellame, proprio per questo tipo di, no, di moda. Oh, qui già parliamo di altro. Fausto Sarli, ha avuto l'onore di lavorare con lui, è stato uno degli stilisti più importanti, secondo me, nella moda italiana. Lui, come vedete, questo stile sofisticato si contamina con lo stile scultoreo, no? Con quello strutturato. Effettivamente i suoi abiti sono delle vere e proprie sculture. Quello al centro l'ho avuto anche in mostra nella mia accademia per un periodo, perché praticamente quando poi abbiamo celebrato, insomma, quando poi purtroppo è scomparso Sarli, e poi abbiamo partecipato, ricordo, mi sa che c'eri anche tu alla sfilata. C'ero, sì. Ma mi sa che l'hai organizzata proprio te poi. Insieme al Luxury Magazine, adesso non mi ricordo, sì. Sì, lei organizzava. Sì. E questo abito poi a Carlo Alberto Terranova, che è appunto il delfino di Fausto Sarli, nonché adesso
diciamo, lo stilista di Sarli e Terranova, diciamo, Couture. L'ho avuto in accademia, quindi l'ho proprio visto veramente, l'ho studiato in ogni minimo particolare e sono incantato da questo abito. Indossato poi dalla meravigliosa Lona, che è una delle modelle top, che adesso all'età mia, ma l'ho incontrata proprio recentemente al Ballo delle Debuttanti, 2 anni fa, l'anno scorso, insomma, prima del lockdown, insomma, e sì, 2 anni fa, nel 19, ed è veramente una donna elegantissima, con uno splendore unico. Guardate anche questo abito che gioca con trasparenze, la seduzione, no? Proprio la femminità, il taglio, ecco, Sarli è riconoscibilissimo dal taglio, cioè sicuramente il taglio fa di lui uno stilista unico. Possiamo andare avanti. Mamma mia, il tempo vola. Balestra è ovviamente un altro stilista italiano, diciamo molto elegante. Adesso purtroppo con tutte le varie linee che si sono create è stato molto commercializzato, però insomma io lo ricordo sempre con grande stima e affetto, insomma è stato veramente un grande della moda italiana. Questo è il famoso Blu Balestra. E la modella, quella nera, è Anta, una delle modelle sempre di questi ultimi anni, veramente una top incredibile, alta 1,90 m, anche lei, non per niente si chiama Anta. Ok, possiamo Sì. Io andare avanti. Dobbiamo... sono stata con Balestra in Cina nel 2016 o 2017, non ricordo più, alla Beijing Fashion Week, dove volevano assolutamente Renato Balestra, una sfilata di Renato Balestra, perché Balestra in Cina era considerato un top dei top dell'alta moda. E quindi sono stata lì insieme alla figlia di Balestra, perché per lui era un viaggio troppo impegnativo stare 10 giorni in Cina, e devo dire che la sfilata ha avuto un successo veramente molto molto importante. Sì, ma lui è stato un grande, insomma, poi purtroppo i figli non hanno saputo poi continuare un po' il lavoro. No. Lui, diciamo, è abbastanza adulto, è grande, insomma, io l'ho incontrato 2 anni fa all'Étoile, ai balletti all'Auditorium di Roma. Insomma, era un pochettino, l'ho visto un po', insomma, il peso un po' dell'età, ecco. È un Beh, per forza. grande. Lifestyle, qui ho voluto riprendere la foto del famoso film che Nicole Kidman, dove interpreta Grace Kelly, Grace di Marco, e qui insomma ho voluto appunto pensare ad una donna sofisticata, quindi una donna principesca, quindi sicuramente lo stilista ci chiederà un raccolto, spesso impreziosito con gioielli e un make-up, come vedete, molto sofisticato, che ricorda ovviamente un po' gli anni 50, il Dior degli anni 50, no? Un po' Dovima, la famosa modella degli anni 50. L'eyeliner spesso ci viene chiesto, qui ci sta anche, poi dopo lo vedremo, anche un eyeliner che ci chiese proprio a Belma Fuzz, che mi ricordo ci fece impazzire per cercare di vedere, e poi te lo faccio vedere per farlo simmetrico da una parte all'altra. Comunque, ecco, l'eyeliner sicuramente rivisitato, magari in chiave un po' più moderna, come vedete o a forma di losanga, oppure con la codina, quindi l'effetto flick, oppure con al centro il vuoto, oppure con l'effetto cut crease, ovvero sia l'eyeliner che poi si inserisce dentro la piega della palpebra mobile, creando questo effetto grafico che ci rimanda ovviamente agli anni 60. Bocca rossa, ovviamente, anche qui. Lo stile invece prossimo è lo stile strutturato, è uno stile praticamente geometrico, architettonico, dove il corpo viene proprio come costruito e cucito, l'abito, scusate, viene proprio costruito e cucito addosso della modella, creando proprio delle architetture. Come vedete c'è anche un po' del minimal, ma molto più strutturato, cioè molto più architettonico. Infatti ho voluto proprio nominare nello stile architettonico strutturato sicuramente Ferré, che riprende un po' tutti quei codici vestimentali tipici del Rinascimento, del corsetto, comunque della
dell'abito proprio corazza, ecco. E ho preso appunto Ferré tra gli italiani, che sicuramente è quello più famoso, soprattutto per la sua camicia, no? Il capomastro con questa camicia che chiaramente ci ricorda, ci rimanda al mondo asiatico, no? Al kimono. Lì vediamo lo schizzo e poi indossato dalla bellissima modella. Oh, adesso non mi viene in mente il nome, mannaggia, questa se lo ricorda sempre Claudio perché lui l'ha pure vestita. Pat Cleveland, la famosa modella che diciamo quando sfilava aveva questo modo di ondeggiare con le braccia che la chiamavano proprio The Butterfly, la farfalla. Aveva una grazia e un'eleganza incredibile. Cioè, le modelle degli anni 90, niente a che vedere con quelle di oggi, consentitemi, però insomma indossavano veramente valorizzando il capo. Vabbè, perché facevano anche delle scuole di portamento. Era proprio adesso molte perché sono belle, magre e via, però diciamo che le top comunque restano sempre le top alla fine. Esatto, un passo di una top è imparagonabile ad una marcia di una modella di oggi. Vedete anche le borse molto geometriche, poi abbiamo Crizia che purtroppo anche lei ci ha lasciato credo un anno o due anni fa, con questa famosa tuta ispirata ovviamente agli origami del Giappone, quindi questo capo è stato veramente una novità incredibile, il famoso abito a palloncino che adesso ricordiamo, però insomma molte volte non sappiamo la storia, ecco, per me è molto importante la moda di oggi perché comunque strizza sempre l'occhio al passato. Come sapete oggi non riusciamo a creare niente di nuovo se non reinterpretando quello che è il passato. Famosissima soprattutto negli anni 80, ma poi è stata rivalutata soprattutto in quest'ultimo periodo. Gattinoni, ovviamente importante anche tramite ovviamente Mariotto, Guillermo Mariotto, che è l'art director. Questa foto centrale mi ha colpito molto perché mi ricordo questa sfilata a cui abbiamo truccato, perché qui c'era una forte diciamo critica verso i giornalisti italiani che dicevano appunto che la moda, l'alta moda in Italia era morta. E l'alta moda era solo a Parigi. Quindi lui, proprio in contrasto con tutto quello che dissero appunto i giornalisti, fece sfilare per ultima sempre Anta, la famosa modella di prima, come una sposa, con la stampa imbavagliata proprio perché pensava appunto che gli stilisti, insomma, sono stati appunto imbavagliati dalle critiche dei giornalisti della moda. E poi abbiamo uno tra i miei preferiti, anche lui, Renato Capucci, che ho conosciuto di persona, una persona squisita, un metro proprio di eleganza. E questi abiti io li ho visti anche esposti ad una mostra. Sono molto più belli esposti che indossati, perché sono difficilissimi da indossare, pesano un'infinità. Pensate quanti tessuti vanno doppiati per poter praticamente poi reggere le ali di una farfalla come nell'abito giù in basso. Come vedete la natura è sicuramente fonte di ispirazione. Il tulipano, che è l'abito bianco, l'abito con la ruota, o le famose donne a nove cerchi, questo qui in basso, che prende spunto dal sasso addirittura lanciato nello stagno, che con tutti i cerchi concentrici crea quell'immagine. Quindi pensate quanto è geniale Capucci. Ovviamente lui faceva una collezione ogni 2-3 anni, perché ovviamente la costruzione degli abiti e l'idea ovviamente ci voleva veramente tanto tempo. Quindi in opposizione completa da quello che è invece il linguaggio di oggi e la contemporaneità, che invece è tutto molto più bruciato e veloce. Sono esposti in museo a Firenze gli abiti Capucci, perché c'è la Fondazione Capucci che si occupa di tutto questo, perché sono vere e proprie opere architettoniche, cioè non sono abiti da indossare, ma sono proprio da esporre. Esatto, io mi ricordo Raina Kabaevanska, che era una famosissima soprano insomma, di opera, e lei indossava sempre i suoi concerti gli abiti di Capucci, così anche come il premio Nobel, no?
Vitale di Montalcini. Sì. Qui abbiamo Paco Rabanne, anche qui interessante per queste sue forme. Questo era un abito che poi ha indossato Lady Gaga in un Grammy. E qui la valigetta in basso, pensate che è un abito da sposa creato da, da Paco Rabanne, dove se non erro ci sono tipo 360 ore, adesso non riesco a leggere perché la didascalia. 540 fiori, esatto. E 900 anelli e un velo di tul bianco. E una pinza per chiudere. E una pinza, sì, per unire tutti i pezzi. Io non so chi è la sposa che avrà la calma e la tranquillità di unire tutti questi pezzi prima di sposarsi, però devo dire che l'idea è geniale. Esatto, assolutamente. E poi io molte volte i miei corsi. Avanti. Victor e Rolf, che sono un po' considerati come i Dolce & Gabbana americani, e qui anche trovo geniale ovviamente le costruzioni di questi abiti. Vedete il gioco della passerella, il fondale tutto nero, con praticamente la modella che indossa, vedete, un tubino nero, sul quale sono cuciti questi abiti che sembrano sospesi in aria, no? Quindi pensate le ore e ore di lavoro di tulle laserato, appunto, per dare questo effetto un po' emmental, no? Mi viene in mente questo rosso, o il taglio della torta, no? Nell'abito questo ceruleo, oppure questo taglio obliquo meraviglioso. E poi abbiamo lei, che secondo me, io, ecco, la adoro. Ho visto la mostra a Firenze, a Palazzo Pizzi, ho visto questo abito da vicino, quello nero, al centro, perché era ispirato agli insetti e alla natura, e c'erano molti dei suoi abiti. L'ho visto questo da vicino, è fantastico. Cioè, se voi avete visto le sfilate, io vi consiglio di andare a seguirla su Instagram. Quando le modelle camminano sembrano, non so, degli elementi tipo di aria, di gas che volano, delle nuvole, delle lingue di fuoco, dell'acqua che scorre, l'utilizzo dei materiali, dei colori, dei design. La trovo veramente, io sono follemente innamorato di Iris Van Herpen, fantastica. Lo stile strutturato per il make-up e l'acconciatura sicuramente richiederanno dei tagli molto geometrici, vedete queste fasce di colore, oppure le scriminature, la doppia riga V, come vedete nella modella centrale, oppure l'asola, sempre non portata sulla fronte come abbiamo visto prima, ma con la lingua che va verso l'alto, la frangia obliqua, ovviamente tutto ciò che è legato alle asimmetrie, alle forme molto rigide, alle teste molto piccole, quindi vuol dire molto raccolti, molto ingellati. Il make-up è sempre molto grafico, ovviamente, qui lo possiamo reinterpretare con colori fluo, ad esempio, o in questa sfilata dove mi chiesero addirittura di applicare la foglia d'oro sulle sopracciglia e sulla palpebra. Un'impresa, non vi dico, per farla reggere. Lo stile distrutturato nasce ad Anversa, Antwerpen, e infatti la prima cosa che feci quando andai ad Anversa, andai a fare un corso di trucco e gli dissi subito all'organizzatore del corso, voglio andare a vedere lo studio di Dries Van Noten. E la scuola di Anversa nasce proprio come un movimento di rottura negli anni 90, proprio per tutto quell'eccesso, come abbiamo visto, del glamour. Loro si formano in questa Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, non sono dei veri e propri stilisti, sono dei designer che però hanno, apportato tutto il loro know-how del design nella moda. E in questo modo ecco perché hanno distrutturato, quindi un abito destrutturato è un abito che è praticamente scucito e ricostruito quasi in maniera al contrario. Quindi, non so, una donna che può diventare un top, una giacca che diventa una donna, un pantalone che diventano maniche di una giacca. Tra questi abbiamo appunto sicuramente Anne Mullemeester, Dries Van Noten, Walter van Beyrendonck, Dirk van Zeene, Marina Yee, Dirk Dickenberts, Martin Margiela,
lo stesso Lichtenberg, conosciutissimo per le sue t-shirt che non ne potevamo più, insomma, no? Ci ha invaso tutto il mercato con la maglia del calciatore. Qui abbiamo Andermelle Mester, e vediamo appunto anche le acconciature, vedete come sono particolari, no? Questa coda lunga bloccata con una cucitura sulla nuca. Andiamo sempre avanti, facciamo scorrere così Dries van Noten, vedete anche la ricercatezza dei materiali, però anche qui il corpo femminile siamo proprio all'opposto dello strutturato, mentre lo strutturato va a sagomare le forme della donna, qui ovviamente, cioè io mi viene proprio voglia di tirarle su, no? Nel senso che, però è proprio voluta questa cosa, proprio guardate il punto vita che non è segnato, insomma, è una moda che secondo me, insomma, ecco, non valorizza le forme di una donna, però ovviamente io la penso in un modo, ma non è questo il verbo, insomma. La moda è bella perché è varia, insomma, e gli stili sono vari. Ecco qui Wittgenberg che recupera tutti quei capi dell'abbigliamento e lo va ad inserire, dell'abbigliamento sportivo, scusatemi, lo va a inserire nella moda. Questa è la classica, diciamo, accappatoio del pugile quando va sul ring, o il piumino dello sciatore, però vedete destrutturato e ricostruito come se fosse, vedete, con questo grande collo. Quindi è uno studio soprattutto nell'ambito della moda, dello sport, scusate, sport e moda. Martin Magelà, discutibilissimo, voi sapete quelle famose sfilate dove lui chiedeva alle modelle di essere addirittura coperte, perché la modella non doveva interferire nell'abito, la modella doveva essere solo una sorta di proprio manken, quindi un manichino che camminava e che appunto mostrava l'abito. Anche qui vedete la donna non è assolutamente valorizzata, vedete anche, no, questo maxi pull con questa mini, con questo gioco anche di tessuti, lo sperone, insomma. Molto comodo magari nella metropolitana per il distanziamento fisico in questo momento. E qui Bruno Peters, vedete anche un po', si sente la mano di Magelà anche qui, vedete questo effetto sempre un po' garza, come abbiamo visto anche Neil Barrett, vedete che c'è questo filo conduttore, no? Tra i vari stilisti che appartengono tra il minimal e il destrutturato, quindi io direi, ecco, il destrutturato talvolta può sembrare un minimal un po' povero. Ecco, io questi abiti sinceramente non li trovo eccezionali, insomma, non riesco a capire la bellezza di questi abiti, però insomma, poi vi ripeto, rispetto ovviamente chi li crea. Lifestyle, lo stile destrutturato nei capelli si intende lo stile, vedete, il carré destrutturato, che è quello lì al centro, pettinato, spettinato direi, perché pettinato, con questo effetto detto appunto bad head, cioè la testa quando ti alzi dal letto, quell'effetto quando uno si sveglia con le vertigini e via dicendo, quindi questo effetto un po' sciatto, un po' disordinato, così come l'effetto della treccia spettinata in alto a sinistra, vedete, viene anche detto effetto polvere, cioè vengono inserite delle cere all'interno dei capelli per dare quell'effetto tipo come si chiama, quello che usano gli idraulici per unire i tubi, no? Insomma, quella laniccia che viene spesso utilizzata anche dagli idraulici per sigillare le tubazioni. Quindi ecco, questo è un po' questo stile, come avete capito non sono molto amante di questo stile, però insomma, quando lavoro ovviamente lo farò sempre al mio meglio. Il make-up, come vedete, è un make-up molto sporco, detto appunto sporco, questo ombretto applicato e quasi non sfumato, io lo chiamo tutti i due con l'effetto maiolica, no? Vedi proprio la piastrellina di colore sulla palpebra, questa base, vedete, quasi un po' lucida, che si utilizza molto in quest'ultimo periodo, soprattutto perché viene chiamato glowing, quindi
lucido che riflette molto la luce, ma che è molto pericoloso perché quando fotografato poi crea appunto queste sparate con i flash che io non le amo molto. Io di solito in sfilata dico sempre ai miei assistenti, al mio staff, di stare sempre lì a controllare modella per modella, però tu ci hai visto spesso all'opera, Maria Cristina, sì, attenta alle uscite di ogni modella, soprattutto quando si cambiano, l'acconciatura, il trucco, è molto importante che sia sempre bello, perché poi verranno ovviamente fotografate da tutti i fotografi e poi pubblicate in tutte le riviste di moda. Da Vogue, a Book, no? Certo, sì, sì. Oltre a tutte le foto che lo stilista dalle foto di catwalk utilizza per promuovere se stesso, sia nei magazine che agenzie stampa, giornali, eccetera. Quindi il trucco è molto importante che venga anche ritoccato ogni uscita delle modelle, vengono sempre ricontrollate, rivista la cipria, rivisto tutto ciò che è necessario. Anche perché poi magari svestendosi, magari i suoi capelli vanno sul rossetto, si sporcano. Sì, sì. Lo stile eclettico è uno stile, diciamo, anticonformista, è proprio quello che rifiuta assolutamente le regole. Da questo, diciamo, nasce anche un po' in Inghilterra, soprattutto con poi lo vediamo nello stile English più avanti. Nomino tra questi ovviamente Antonio Marras, Franco Moschino, Etro, che avete visto soprattutto nelle ultime apparizioni anche nei Maneskin, ha vestito a Sanremo, quindi uno stile completamente diverso da quello che eravamo abituati. Emilio Cucci, colori, stampe, Missoni, che richiama anche un po' lo stile etnico. Ovviamente tra i più trasgressivi abbiamo Jean-Paul Gaultier, che io ho adorato tantissimo, Thierry de Mubilé, che anche qui non è un profumo, no? Alien, Alexander McQueen, John Galliano, fino ad arrivare poi agli ultimi di Square e Richmond. Andiamo avanti. Marras diciamo, è uno stilista molto interessante, sardo, ha saputo anche lui studiare tutti i codici vestimentari delle tradizioni sarde e riportarli ovviamente nel campo della moda. Quindi lui ha voluto veramente creare uno stile suo, spesso detto anche stile un po' bohemien, un po' come abbiamo detto anticonvenzionale, e anche il discorso dell'objet trouvé. Mi ricordo questa sfilata bellissima a Milano, dove lui faceva uscire le modelle da un armadio. Le sue sfilate sono sempre bellissime, sempre sono quasi delle performance meravigliose. Mi ricordo le ballerine appese ai fili che ballavano durante le sue sfilate. Come vedete, ecco, una grande attenzione al ricamo, quindi alla tradizione sarda, quindi al centrino, al ricamo, al tombolo, a tutte quelle, diciamo, attività, se vogliamo, diciamo, un po' artigianali, sartoriali, sì, sartoriali, artigianali, riviste proprio in chiave molto fashion, molto moda. Franco Moschino, adoro, ovviamente per il suo chip and chic, sicuramente lo ricorderete per il suo fashion in, fashion out, quindi è sempre stato anticonformista. Purtroppo anche lui è morto troppo giovane, ha sempre, diciamo, criticato la moda creando questo suo stile riconoscibilissimo, no? Prende come spunto, vedete, tipo ecco il sacro e il profano, la suora, qui ricorda l'abito cretino delle sorelle Fontana, no? Degli anni 50, però rivisitato in chiave completamente diversa, la pop art, no? Il famoso profumo fresh che è andato molto, no, negli ultimi anni, oppure non so, ecco, i bobby, il casco dei diciamo dei poliziotti inglesi, no? Questo effetto anche un po' courage nell'optical bianco-nero, ecco, Moschino è veramente stato, secondo me, un grande in Italia, lo adoro. Vi ricordo, ecco, anche la moglie di Braccio di Ferro, no? Olivia nel famoso flacone anche del profumo, anche nelle sfilate che faceva.
Etro ovviamente ha uno stile molto, diciamo, anticonvenzionale perché richiama una moda magari non prettamente europea, no? Strizza sicuramente l'occhio all'India, quindi io lo inserirei quasi in un international come, diciamo, come stilista. La sua collezione di scialli degli anni 20 e 30 è incredibile e soprattutto il suo simbolo distintivo è il Paisley, che è il famoso fiore di dattero che simboleggia sicuramente la rinascita e la fortuna per quanto riguarda l'India. A me piace molto, soprattutto nell'abbinamento cromatico, nella palette colori. Emilio Pucci, ovviamente famosissimo negli anni 60, però tutt'oggi è una maison, diciamo, molto di moda, soprattutto nella stampa, nell'uso appunto delle stampe, delle complementarità dei colori, dell'associazione delle cromatiche molto forti, però anche molto molto interessanti. Missoni, stile molto etnico, anche qui, lui riprende ovviamente un po' tutti i teli, diciamo, i telai, scusatemi, ci viene in mente il Perù. Ci viene in mente, no, il Sud America, guardando queste immagini e quindi poi rivisitate in chiave, ecco, vedete, molto moderna. Poi quello che abbiamo la prossima slide. Jean Paul Gaultier, famosissimo, insomma, anche sui video, quando ha vestito Madonna, è tuttora comunque uno stilista fantastico, credo che adesso disegni anche per Hermès, se non sbaglio. È sicuramente, insomma, uno stilista molto interessante e irriverente. Qui, ad esempio, una sfilata ispirata a tutte le icone degli anni 80. Vedete, qui c'è David Bowie, poi c'era appunto Boy George, Cindy Crawford, un po' tutte, Cindy Lauper, scusate, tutti i cantanti degli anni 80, Amy Winehouse. Piedino Iglé, ovviamente molto irriverente, gli abiti famosissimo soprattutto negli anni 90 per le sue creazioni di spalline, ma come rivedete c'è un grosso ritorno a tutto ciò che è la moda di oggi, no? Le spalline sono ritornate, no? Le spalline a pagoda, un po' vedete i corsi e i ricorsi della moda. McQueen, anche lui è un grande visionario, anche lui suicidato, insomma, veramente un grande, diciamo, genio nella moda, soprattutto molto eclettico, no? Le famose scarpe al Madrillo, che erano, insomma, quelle indossate da Lady Gaga, durante, le sue performance. Qui un po' l'abito che aveva creato Yves Saint Laurent, questo con il bustino, con i segni a vista. E poi riproposto da Alexander McQueen. C'è il gotico, c'è qui lo stile gotico, possiamo riconoscere tanti elementi inglesi, proprio si vede proprio l'appartenenza alla sua cultura, formato alla scuola di San Martin. Poi abbiamo John Galliano, anche lui, diciamo, è stato fino ad anni fa, ricordate, il direttore artistico di Dior, poi cacciato per un episodio di antisemitismo proprio a Place des Vosges, che poi è proprio il quartiere ebraico francese, in un ristorante, e quindi poi da lì l'hanno cacciato anche dalla Maison, poi ha creato la sua linea, però purtroppo adesso non ha più quello scalpore, però per Dior secondo me è stato veramente fantastico. Ricordo la collezione ispirata a Boldin, al poeta, scusate, al pittore Boldini, che insomma è stato veramente una delle opere d'arte incredibili. L'ho vista anche la mostra a Ferrara anni fa. Anche qui D-Square riprende, come vedete, no? Alcuni canoni degli anni, classico tailleur oversize, un po' lo stile androgino, così come anche un po' il glamour. Qui insomma siamo tra il glamour e l'eclettico. Lifestyle anche qui senza regole, quindi creste, colori piuttosto forti, tagli corti,
molto spesso asimmetrici, modelli molto androgene, molto particolari. Questa è un po' la richiesta degli stilisti che appartengono a questo, diciamo, se vogliamo, a questo concept. Questa categoria. Esatto, sì. Poi abbiamo il make-up, anche il make-up, diciamo, qui non ha regole, quindi contrasti molto violenti. Ci dovrebbe essere anche un trucco per John Galliano nella sfilata di Dior, dove vedete qui addirittura copre le sopracciglia. Ci vengono in mente un po' i trucchi drag queen, no? Vedete anche l'estetica del viso della modella, molto squadrato, molto androgeno. Insomma, ci vengono in mente un po' le drag qui, insomma, questi orecchini chandelier lunghissimi che poggiano addirittura sulle clavicole, insomma. Uno stile molto anticonformista. Lo stile parisien è lo stile francese, quello che io ho voluto chiamare parisien, perché ovviamente dettato da colei che ha segnato notevolmente, no? Ha creato proprio il passo tra la moda dell'Ottocento, anche se è vero che Poiret, Fortuny sono stati importanti, però Chanel sicuramente è colei che ha dato proprio quello stacco, no? Quel passo, quel salto verso il Novecento, creando appunto la vita bassa, gli abiti non più inguainati come Paul Poiret nelle sue guaine che schiacciavano il seno, ma lei lasciava il seno libero, le sue famose collane, perle indossate al contrario dietro, i suoi cappelli meravigliosi, il suo appunto less is more, no? Quindi comunque il suo minimalismo. Vediamo qui anche alcuni altri stilisti francesi, come ad esempio Christian Lacroix, e qui vediamo proprio la classica sfilata, no? Anni 90, proprio il glamour, l'opulenza, vedete le onde piatte, i raccolti, queste mega perle che richiamano un po' lo stile di Chanel in versione più moderna. Christian Dior, lui è colui che ha segnato proprio il passo negli anni 50 con la sua collezione New Look nel 1953, creando questa collezione, e i famosi abiti ispirati alle divinità, appunto Giunone e Venere, che uscivano appunto fuori dalle acque e quindi dalla schiuma del mare, qui meraviglia, insomma, delle meraviglie. E poi abbiamo qui in basso un Gianfranco Ferré che disegna per Dior. Qui abbiamo appunto John Galliano, vedete, questo era l'abito che dicevo ispirato al pittore Boldini, un po' fin de siècle, no? Quindi al passo tra l'Ottocento e il Novecento. Al centro vediamo invece un'ispirazione all'illustratore degli anni 30, Erté, famosissimo per le sue illustrazioni, queste donne ovviamente un po' vamp. E poi qui abbiamo di nuovo una Maria Grazia Arcuri che dagli archivi di Dior riprende appunto gli abiti, semplificandoli nel suo modo, con questo stile comunque molto interessante. Balmain anche, ovviamente anche adesso avete visto, è stato preso da un direttore artistico giovanissimo, molto contestato da tanti critici della moda, ma molto apprezzato dalle star, Olivier Rousteing. Lanvin, uguale, anche lui, insomma, molto, era una stilista, una donna, poi il marchio fu scritto solo al maschile proprio perché, come ben sapete, nella moda c'è sempre stata anche qui, insomma, no? Un ostracismo da parte degli uomini nei confronti delle donne, perché secondo i dettami della moda solo lo stilista doveva essere solo uomo. Yves Saint Laurent, ovviamente famoso per le sue sahariane, ricordo bene, insomma, la famosa foto di Verushka che indossava la famosa sahariana, e poi qui vedete in sfilata, riprende ovviamente le sahariane degli anni 70, o anche il bustino, vedete, che come avete visto anche prima, Alexander McQueen ha ripreso da Saint Laurent. Saint Laurent è stato, diciamo, un artista, era praticamente subito, seguiva a Christian Dior quando praticamente Dior morì, fu chiamato
Yves Saint Laurent, che era giovanissimo, aveva 20-23 anni, anche lui, poi fu chiamato, perché lui aveva la madre tunisina, se non sbaglio, fu richiamato alla guerra di Tunisi, appunto, per combattere questa guerra, e la Maison Dior immediatamente lo cacciò via, perché lui aveva questa relazione dichiaratamente omosessuale con il suo compagno, e quindi la Maison non lo riteneva corretto, seppure anche Dior fosse gay anche lui, però nascosto, mentre il Saint Laurent ovviamente erano gli anni 60 e quindi incominciavano già gli anni della rivoluzione, del cambiamento culturale, e quindi poi della rivoluzione del 1968. Chanel ovviamente ha tutta la sua fortuna dovuta appunto a Lagerfeld, fino a qualche anno fa, che appunto aveva la direzione artistica, poi anche lui è scomparso. La capacità di Lagerfeld è stata proprio quella di riprendere tutti gli elementi cari a Chanel, come le collane, la borsa Matelassé, insomma tutte le classiche, la 994, no? di Chanel, che poi ha ripreso ovviamente in chiave anche lui molto personale, ma rispettando la tradizione. Ecco, questo è quello che a me piace. Cioè, come ad esempio non è successo in Valentino con Pierpaolo Piccioli, mi sarebbe piaciuto appunto un Pierpaolo Piccioli tipo Lager, perché creava delle cose per Valentino con l'identità Valentino. Ecco, in Lagerfeld c'è proprio Chanel, la vediamo nei tailleur, nella moda che lui creava, no? E questa invece è la sua linea, no? Vedete la borsa che è proposta in chiave hula hoop, no? Completamente oversize. Molto comoda nella metro questa, anche per il... Porta PC. Okay. Lifestyle molto bon ton, tutto ciò che è parigino è comunque molto ben, diciamo, strutturato, elegante, sofisticato, molto vicino allo stile sofisticato couture. Qui abbiamo, mi è piaciuta questa sfilata di Chanel, dove appunto le modelle indossavano questo look un po' settecentesco, però rivisitato, vedete, al posto del famoso neo vengono messe le doppie C di Chanel, famoso lo stilista, il parrucchiere al centro, Alexandre, uno degli storici che ha collaborato per tantissimi anni per Chanel. Anche lui tagliò i capelli corti a Chanel nel suo periodo negli anni 20. E creò appunto il taglio alla Garçon, proprio perché è il taglio corto alla maschietta, perché garçon in francese è ragazzo, garçon con doppia N è appunto ragazza, e quindi il taglio alla maschietta. Ovviamente lo stile richiama molto lo stile del vintage, quindi spesso gli stilisti con questo gusto sofisticato ci richiedono le onde piatte, ci richiedono questo stile che richiama un po' le dive di Hollywood, specie degli anni 30 o 50. Questo è invece uno shooting che avevo fatto insieme ad una fotografa molto brava, Susy Begliasca, e lei era un'ex modella, e facciamo questo shooting di cappelli francesi e ispirati un po' a Chanel, e quindi qui ho ricreato poi questi make-up in base ai colori dei cappelli. Quindi ogni cappello che cambiavo make-up. Uno shooting che è durato un giorno intero. Bello. Così volevo cercare di terminare entro le 4, così poi potevamo dare un po' di spazio anche sì, a loro, sì, sì, sì. C'erano delle domande. L'English style è uno stile che nasce praticamente nella scuola di St. Martin, che è una delle scuole più importanti al mondo della moda, insieme al Marangoni e alla scuola di Anversa. Venne appunto fondata, pensate, già nel 1800,
54, però ovviamente la scuola moda nasce, diciamo, la facoltà di moda nasce nel 1989 e stilisti che appartengono ovviamente a questa categoria sono Vivian Westwood, leggendaria, Mary Quant, famosissima per la creazione della minigonna, e Burberry, o Burberry. Vivian Westwood è la più apprezzata tra gli stilisti inglesi, famosa soprattutto per la sua, no, anticonvenzionale, un po' come lo stile abbiamo detto eclettico. Lei riprende tutte le foggie vestimentarie sempre del Regno Unito e soprattutto fa come segno distintivo il famoso tartan. Il tartan, come sapete, è la lavorazione della lana in Scozia, che a seconda dei clan di appartenenza prende una sua colorazione e una sua forma. Lei addirittura ne abbina più di uno insieme per poi riproporre il suo stile personale. Poi ovviamente vediamo del gotico, vediamo sicuramente del rinascimentale, vediamo uno stile punk, quindi molto molto, diciamo, scrontata, anche, no, ha preso in giro la regina, no, con God Save the Queen, il famoso profumo, lo stensorio addirittura a forma di profumo, quindi molto sacro e profano. Mary Quant, famosa appunto per la minigonna, come abbiamo detto prima, questa immagine negli anni 60, è quello che poi vediamo oggi anche filare nelle passerelle. La famosa modella di Mary Quant fu appunto Twiggy. Twiggy era una sciampista, pensate, una parrucchiera, che fu scoperta da un giovanissimo fotografo che vedeva in lei la novità, perché negli anni 60 la moda non si alterna più tra moda femminile degli anni 50, moda maschile degli anni 40, ma una ragazzina. Fino all'epoca le ragazzine non erano mai state prese in considerazione, infatti questi mini dress nascono proprio dal classico vestitino che le bambine indossano con i calzettoni, che poi furono, diciamo, spesso, diciamo, utilizzati anche negli stivali in vernice, proprio per richiamare un po' l'effetto del calzettone sul colpaccio. Burberry, ovviamente, il capo, neanche a dirvelo, insomma, sapete tutti, il capo simbolo di Burberry è appunto il trench. Adesso sta utilizzando appunto il disegno tartan, non solo nella parte interna, ma anche nella parte esterna. Infatti adesso vanno molto questi trench, bomber, un po' oversize, no? Molto molto di moda in questo momento. Andiamo avanti. Non so se c'è adesso. Ah, ecco il make-up. Il make-up per quanto riguarda Vivian Westwood, come vedete, ricorda molto i comics. Questo è viene chiamato trucco comics perché ricorda le linee di Lichtenstein, ad esempio, o della pop art, ci viene in mente anche Andy Warhol. Tutta questa moda molto molto forte, no? Ovviamente la modella è una modella irriverente, vedete il taglio dei capelli, il trucco molto intenso, lo stile vampire sotto, oppure lo stile un po', ecco, fantasmagorico, quindi tutta la pelle bianca porcellanata. Più in alto ci dovrebbe essere un'acconciatura carina, quindi un attimo, Maria Cristina con il tartan, eccola qui. Questo è uno shooting che avevo fatto, ispirato appunto a Vivian Westwood. Guardate, con tutto il frisé, molto interessante. Lo stile internazionale viene appunto detto quello stile dove non è prettamente europeo, ma può essere afro, libanese, indiano, russo, giapponese, cinese. Lo vediamo velocemente scorrere, così non voglio rubare troppo tempo. Qui trucco e parrucco afro
Questo è uno shooting che ho fatto ispirato ad una Cleopatra in versione moderna, ma come vedete l'ho scelta di pelle nera proprio per contrapporla alla classica Cleopatra truccata dal grande Alberto De Rossi di Stevor. E qui invece abbiamo un trucco proprio afro, proprio diciamo un po' più, se vogliamo, indigeno. Lo stile libanese, come sapete, il Libano. Vabbè, qua non vorrei commettere delle gaffe. Vabbè, il Libano è una fonte di tanti stilisti, soprattutto di alta moda, cominciando, diciamo, il più famoso è sicuramente Elisa Abd, poi abbiamo Tony Ward, Abd Mahfouz e tutti quanti che seguono e tutti hanno ripreso da Elisa Abd, ovviamente, che è uno stile molto ricco, utilizzano le paillette, Swarovski, abiti, diciamo, che io chiamo da mille una notte. Esatto, molto la tirata di Mahfouz che era con gli abiti tessuti in oro. Sì. Questa qui è una sfilata del 2009 all'Arco di Costantino, dove diciamo l'unico errore grosso è stato questo tappeto rosso che gli allestitori hanno messo, perché siccome gli abiti erano tutti coloratissimi, il tappeto rosso non c'entrava niente, perché non era un red carpet. Però diciamo che andava meglio una moquette, un catwalk dello stesso colore dei San Pietrini che c'erano, proprio per rimanere nel mood dell'antica Roma, perché abbiamo fatto tanto per avere quella location, che poi l'avevo organizzato io nel 2009, è stato molto faticoso avere quella location lì, che era anche non un posto dove non passavano le macchine, ma nonostante tutto era pedonale, è stato difficile averla e l'hanno rovinata con questa moquette rossa. Pazienza. Comunque. È libanese, è soprattutto importante far capire che comunque nasce proprio da questo dialogo forte tra la Francia e il Libano, perché sì. Il Libano era una colonia francese e quindi questo dialogo continuo tra Libano e Francia. Ovviamente c'era tutta la grande sartorialità francese, quindi tutto ciò che è la broderie, tutto ciò che è il ricamo, con le stoffe preziosissime invece del Libano, le sete. E quindi questa forte unione ha creato addirittura uno stile che viene prettamente riconosciuto come stile libanese nella moda, ma anche nel make-up. Infatti lo stile libanese si intende proprio il classico trucco molto intenso sugli occhi. Qui abbiamo Elisa Abd con Dita Van Tiss, no? La famosa showgirl, il famoso pizzo tatuato, no? Sì. Qui alcune sfilate. Esatto, qui abbiamo Ani El Behairi, che è un egiziano, anche questo è uno stile, comunque lui veste tutte, detto appunto stile faraonico proprio, no? Proprio perché è così sfarzoso. Questa ad esempio è un'altra sfilata che abbiamo fatto per Oriental Night, che era una strada del tuo collega Nino Graziano Luca, sì, e sì. Quindi, lo stile ci chiesero proprio questa è una modella, forse la riconosci, poi non ricordo bene il nome, però insomma adesso sfida ancora, dove ce l'hanno proprio fatta trasformare, vedi, con la copertura del sopracciglio, il trucco pesantissimo sugli occhi, volevano proprio una ricostruzione in stile proprio beduino, no? Un po' lo stile beduino del deserto, questo. Esatto, sì. Lì alle scuderie del Quirinale. Rito Kumar è una stilista famosissima per Bollywood. Voi sapete, Bollywood è un grosso, diciamo, filone di film, ma è, diciamo, è la Hollywood di Bombay, dove appunto ci sono tutte queste donne bellissime, tra cui anche Miss India, che ho avuto l'onore di truccare, una donna bellissima, Miss World India, e, dove praticamente questa stilista crea questi abiti tipicamente indiani, no? Il famoso sari, però ovviamente cercando di dare un'innovazione nei tessuti, nella lavorazione delle stoffe, però ecco, molto molto legato ovviamente alla tradizione indiana. Quindi, questa è una sfilata che abbiamo fatto, come vedete le modelle sono proprio truccate e pettinate in stile indiano. Nell'acconciatura la cosa più importante per gli indiani è la treccia. La treccia deve essere lunga e spesso impreziosita con dei fiori di
gelsomino. Spesso ho fatto anche delle spose indiane qua in Italia e questa, diciamo, questo accessorio si chiama ticca e va proprio a incorniciare la testa e poi si fa una riga rossa al centro che viene chiamata cum cum, che è proprio propiziatoria per la coppia per avere tanti figli, è come se fosse il seme rosso che viene gettato all'interno della terra e viene fatta di solito dalla madre insieme alla Mindy Art, che è il legno tatuato sulle mani e sui piedi. Questo ci hanno anche chiesto le nene, le sfilate sulle mani e piedi. Questa invece è una sfilata di Karl Lagerfeld ispirata a Mosca, Paris Moscou si chiama questa sfilata, mi ricordo bellissima, dove lui immagina queste donne viaggiare nel famoso Orient Express, no? Quel treno che parte da Parigi e arriva a Mosca. È uno dei miei viaggi che avrei voluto sempre fare. E tocca tutte le capitali europee. Andiamo avanti. Lo stile giapponese ovviamente è uno stile minimal, destrutturato. Tra gli stilisti che emergono abbiamo Kenzo, Issei Miyake, Reiki Kawakubo, Yoji Yamamoto. Ovviamente richiama, come vedete le immagini parlano da sole, no? Gli origami, il kimono, il destrutturato, vedete che la donna non è toccata dall'abito, ma l'abito sovrasta la donna, sembra quasi più coperta che vestita, come dico io. Qui un trucco che ci hanno chiesto terribile. Io veramente ho fatto, veramente non sai quanta fatica Maria Cristina a fare questo trucco. Le occhiaie, no? Cioè, abbiamo sempre messo la vita per nasconderle, e invece qui ci hanno chiesto di accentuare questo smoky fatto al contrario, quindi lo smoky sotto e il chiaro sopra, che poi accentua il gonfiore delle palpebre delle modelle giapponesi. E poi mi viene in mente, ti ricordi quando abbiamo fatto la stilista quella... che si era ispirata al Giappone, che abbiamo fatto la Giuliana Mihai. Esatto. Giuliana Mihai, abbiamo fatto il trucco, sì, però era molto più bello di questo, non so se abbiamo una foto. No, era no. Molto più, diciamo, vero giapponese, era un po' come questa più o meno, col neo, abbiamo riprodotto anche il neo, ti ricordi? E la bocca a cuore. E poi feci il chicco di riso al centro dell'eyeliner. Quindi sì. Eyeliner molto grosso e mise al centro un chicco, tipo un effetto chicco di riso, quindi come se fosse il riso al centro della palpebra. Infatti lei era impazzita, ti ricordi che era piaciuto tanto sia il trucco che il parrucco. Anna Sui, io non riesco a essere proprio finto, non la amo molto nel suo stile, trovo un po' un effetto copiato. Chi trovo invece molto più interessante nello stile cinese è la stilista successiva, che sarà molto più barocca sicuramente, ma molto più espressiva dello stile cinese. Ecco, Buo Pei, io l'adoro, cioè sembrano proprio le statuine, mi viene in mente, no, le porcellane. Guarda anche l'utilizzo del tessuto, dei colori, se non ricorda proprio le ceramiche Ming, no? Sembrano le bamboline. Sì, io la trovo geniale lei. Cioè, molto sì. Barocca, molto sfarzosa, però sento qui lo stile cinese, cosa che non vedo in assoluto. Qui è un altro lavoro che ho fatto per uno shooting di una stilista appunto cinese, e qui ero a Hong Kong, e praticamente feci questo lavoro, non vi dico, per applicare tutta questa serie di cristalli e lingue di materiale sintetico sugli occhi, è una cosa incredibile. Lei voleva una sorta di geisha in versione contemporanea. Lo stile teenager è lo stile quello, diciamo, un po' della strada, dei ragazzi giovani, che può essere anche lo stile college. E tra questi ovviamente spiccano sicuramente Fiorucci e Benetton. Fiorucci è stato un genio nella moda italiana, famoso soprattutto per il Love Therapy, questa scritta, non so se tu la ricordi. Sì, come no, come no. Fine 70, inizio 80, tutte le donne avevano questo jeans. Fu proprio una,
negozio, mi ricordo a Milano, che c'era la fila per entrarci. Questo stile vedete un po' anni 70, con la zampa, ovviamente il capello è lungo, il trucco diciamo è quasi un face painting, spesso vengono disegnati dei fiori sul viso, no? E anche il logo, molto interessante, perché qui è un po' dissacrante, prende i famosi angeli di Raffaello rivisitandoli in chiave pop. E con la scritta Fiorucci sotto, no? Molto carina. Benetton un po' più minimal, se vogliamo, famoso soprattutto per i filati, ma poi anche questa moda che ha, diciamo, grazie alle famose campagne pubblicitarie di Olivieri, appunto, sono riuscite poi a entrare nella moda. Quindi aereo make-up molto sbarazzino, colori brillanti, talvolta flu, i capelli sembrano come fatti da soli, le treccine, la ricrescita, il colore fluo, la ciocca di colore fluo sui capelli, insomma un po' il fai da te, ecco, un make-up molto fresco, leggero, con particolare attenzione più che altro agli accessori, quindi orecchini, bracciali in plastica, tutto ciò che riguarda l'universo, diciamo, di teenager. Lo stile casual, questo è molto interessante, è uno stile che è classico della donna comfort, no? La donna che ama il comfort, la donna di oggi che lavora, che va al lavoro, prende i mezzi pubblici, quindi insomma una donna che deve sentirsi elegante, curata, mai assolutamente trascurata, in un look, diciamo, comunque molto comodo. E qui abbiamo ad esempio molti nomi come Tommy Hilfiger, qui ovviamente abbiamo lo sport che prende il sopravvento sulla moda. Poi abbiamo ovviamente, successivo dovrebbe esserci Lacoste, il tennis, quindi la moda tennis trasferita, diciamo, nel linguaggio moda, quindi, diciamo, tutti quegli accessori dell'abbigliamento sport, quindi la borsa rotonda, la sneakers, la ballerina, no? Tutto ciò che è molto il berretto, il giacchetto in stile, in tessuto sintetico. Ralph Lauren già lo trovo molto più elegante come stile, le sue sfilate sono stupende, la donna molto di classe e ovviamente famoso per la polo, che è questa maglietta che poi ha segnato, no? Un momento storico. Lussardi lo amo un po' meno, diciamo molto minimal, anche lui comodo. Non lo amo molto perché è stato sempre un grande omofobo, quindi insomma non riesco a parlare. Andiamo avanti, Paul Smith. Paul Smith è un po' un romantic, no? Uno stile English, però molto più soft, un po' più dandy, se vogliamo. Anche qui propone una donna sicuramente molto più androgina, vedete la donna con la cravatta, col pantalone, diciamo, comodo, con la giacca oversize. Laura Biagiotti, anche lei purtroppo ci ha lasciato da poco, adesso la figlia sta portando avanti la maison. Ricordo soprattutto Carla Fracci, che indossa sempre Biagiotti da una vita, con queste rane bianche, questi vestiti sempre molto bianchi, comodi, un po' che oscilla tra la danza e la moda. Calvin Klein, molto più minimal, molto più urban, ovviamente anche un po' più povero, se vogliamo. Molto minimale, geometrico, vedete, molto essenziale. Anche qui è una moda casual, è la donna che si alza, si fa la piega da sola, quindi diciamo un effetto un po' disordinato, un po' baghead, però allo stesso tempo, diciamo, volutamente disordinato, ecco, non trascurato. Esatto, non trascurato. Anche il make-up, vediamo un effetto glowing, esatto, e un nude look, vedete, richiama molto lo stile minimal che abbiamo studiato all'inizio, che abbiamo visto all'inizio. Beachwear e underwear, anche qui ci sono vari generi. Abbiamo il genere, lo stile
Victoria's Secret, quindi molto glam. La Perla, sicuramente invece molto più sofisticato come stile. E abbiamo anche poi il Beachwear, ho segnato, ecco, due stili molto diversi come Parà e Miss Bikini, che poi è un romano, no? Il creatore della Maison Miss Bikini. Victoria's Secret è un marchio americano che prende spunto dei segreti della regina Vittoria. Come sapete, la regina Vittoria è stata una donna che, insomma, diciamo, ne ha combinate di tante nelle pareti dei palazzi reali inglesi, e diciamo, prevede questo stile delle modelle mozzafiato con delle linee perfette, tant'è che Roy Raymond fu anche diciamo, tacciato di mobbing nei confronti delle modelle, perché voleva che seguissero una dieta, il personal trainer, quindi devono avere un certo look molto, molto, molto curato, un po' da Miss Universe, no? Quindi la famosa bella per antonomasia. La Perla, vedete, in contrapposizione alle sfilate di Victoria's Secret, che sono molto esuberanti, con il DJ e via dicendo, qui abbiamo invece la Perla, uno stile molto più sofisticato e molto amato soprattutto nel bridal, quindi soprattutto nell'intimo da sposa, nel discorso wedding. Costumi da bagno, spesso ci chiedono di diciamo, andare a truccare anche il corpo o con l'aerografo, oppure spesso utilizziamo degli oli leggermente colorati sul dorato e sul bronzo, che vanno a colorare, vedete, la pelle, perché ovviamente l'abbronzatura opaca non è bella da vedere. L'abbronzatura è sempre bella lucida, e poi per dare anche un po' questo effetto wet, un po' bagnato, con i lucidi. Anche i capelli spesso sono ingellati, portati indietro, raccolti nelle trecce, il trucco è piuttosto lucido, un effetto come se fosse bagnato dall'acqua. Miss Bikini, rispetto a Parà, un stile molto più, se vogliamo, vedete, etnico, un po' più ricercato, soprattutto da un punto di vista proprio filologico. In questo caso, questa è una sfilata in cui ho truccato, dove ci ha chiesto un make-up ispirato ai colori degli anni 70. E quindi erano tutti i colori pastello e via dicendo. No, ce l'abbiamo fatta, dai. Perché di solito ci metto 3 ore per spiegare questo PowerPoint, perché come avete visto è abbastanza lungo. Quindi, ok. Adesso Pablo, io ti ringrazio per tutta la presentazione e diamo il via se ci sono delle domande, delle curiosità, delle cose che volete sapere. Vi prego, chiedete a Pablo. Se è stato anche interessante per loro, insomma. Ma sicuramente, sicuramente. Io non vedo ancora nessuna mano alzata. Ah sì, ci sono 2 mani alzate. C'è, okay. C'è Maria Elena. Sì, Maria Elena, ascoltiamo. Sì, salve, non so se mi sentite bene. Sì, ti sentiamo, però vorremmo anche vederti se possibile, non lo so. Provo un attimo ad accendere la webcam. Sì, ok. Funziona. Mi alzo un secondo che... Va bene, se non riesci con la webcam ti ascoltiamo. Sì, perché dovrei consentire la webcam, però devo andare sulle impostazioni. No, 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 vai avanti, tranquilla. Allora, è stato veramente super interessante e non mi è mai capitato, insomma, di analizzare tutti gli stili della moda così nel dettaglio, e è stato veramente, veramente interessante, molto bello e sicuramente... perlomeno parlo per me, ho capito molto di più, anche per quanto riguarda comunque le sfilate e certo. Anche il rouge che poi segna tutti gli stili. E proprio su questo io spesso seguo pagine, per esempio Vogue, riviste di moda o case di moda, ma anche molte modelle, e vedo sempre di più che con il tempo, magari mi sbaglio, diciamo molti stili anche opposti tra di loro spesso vengono combinati insieme anche proprio negli outfit. E la mia domanda è: come è possibile che, per esempio, uno stile
come può essere molto più classico, magari minimal, o comunque povero tra virgolette di troppi accessori barocchi, come può sposarsi bene invece con uno stile appunto più barocco, comunque molto più eccentrico, molto più eclettico. Perché mi è capitato spesso, adesso non ricordo il nome della celebrità, che ho visto proprio un outfit dove mi sono proprio resa conto, dico, wow, com'è possibile che è riuscita a far sposare due stili completamente opposti senza però risultare né, insomma, non, senza risultare out, ecco, per utilizzare un termine di moda. Non so se sono stata chiara. Sì. Chiarissima. Comunque tutti questi VIP hanno dei stylist che studiano il loro look. Comunque lascio la parola a Pablo perché lui oggi è il nostro ospite e quindi Pablo ti prego se puoi rispondere. Sì, adesso pure con Mick Ciaroni, ad esempio. Non ti vediamo però. Eccoti. Ok. Dicevo Mick Ciaroni, ad esempio, che è questo stylist delle celebrities, no? Adesso che è molto in voga in Italia. Lo seguo tantissimo anche io. Adesso è proprio il momento della contaminazione, è proprio quello che viene chiamato mix and match, se tu l'hai visto nei tessuti, negli stili, quindi è proprio, io lo trovo molto distonico, nel senso non mi appartiene come mia cultura legata alla moda, però lo accetto perché in questo momento è così, però io lo vedo come un po' un impoverimento. Cioè non è un arricchimento, è un impoverimento perché ovviamente non si ha il coraggio di avere un proprio stile ben preciso. Cioè io ho sempre amato le persone, anche Madonna per dire che comunque è una, diciamo, una celebrità di quelle che cambia in continuazione, però lei ha avuto sempre un'identità ben precisa. Adesso trovo proprio questo e c'è un po' di mascheramento dietro questo mix and match, trovo proprio questo effetto. Un po', quindi posso dire, di svuotamento di contenuti, ecco. Grazie. Ma forse anche un po' una voglia di fare qualcosa di diverso, di non avere uno stile unico, ma di voler scioccare, magari mettendo, non lo so, il pantaloncino con la giacca dello smoking, o di fare proprio dei contrasti che non sono in nessuna regola di stile, perché quando ci sono delle regole nell'abbigliamento e anche penso proprio sia questo, voler scioccare chi ti guarda, più che dare una moda diversa. Se pensiamo ai Maneskin a Sanremo, sicuramente la canzone sarà stata anche bella, rock, via dicendo. Io, cioè, mi piacevano anche come gruppo, però ha vinto l'immagine rispetto poi alla canzone, no? Perché insomma sono delle canzoni anche molto più belle della loro, però ha vinto l'immagine perché ha un'immagine molto forte. Hai visto l'uomo con lo smokey eyes, quindi il cantante principale, il bacio, che ne so, tutte le. Cioè c'è tanto spettacolo dietro, spettacolarizzazione direi più che Sì, spettacolo. ha vinto il rock più che la canzone, proprio il rock nel suo stile in generale. Bene. Ok, e adesso avevamo Damiana? Sì, no, vabbè, io in realtà avevo più che altro una curiosità perché, insomma, la sua presentazione è stata interessantissima. Le volevo però chiedere, appunto nel suo lavoro di hair e makeup artist, se comunque ha la possibilità talvolta di a voce in capitolo, ecco, nel trucco e e sui capelli. Ricordo per esempio la questione delle occhiaie, no? Sotto agli occhi, quindi lo smokey eyes praticamente al contrario. È proprio una curiosità precisamente sul lavoro che svolge chiaramente per le sfilate e per i servizi fotografici. Allora, dipende ovviamente dalla conoscenza che io ho con lo stilista. Con alcuni stilisti tendenzialmente c'è un po' più di feeling. Quello, sai, è anche una questione proprio di pelle, no? Nel senso, la Certo. stile proprio, no? Nel senso, chi di solito mi chiama è perché sa che lavoro in un certo modo, perché segue la mia pagina Instagram, perché magari sa che lavoro in un certo modo. A me piace anche la trascrizione, per carità. Nel senso, si vede anche nella mia pagina Instagram, ci sono anche dei gruppi
abbastanza importanti, forti. Grandi. Sì, ho visto, per questo glielo chiedevo appunto, sì. Quando si ha la possibilità, ad esempio, come nel caso di, di Maria Cristina o anche nel caso di dell'altra sfida, adesso non mi viene in mente il nome, World of Fashion, ad esempio abbiamo tanti stilisti, ovviamente qui ho più di voce in capitolo perché devo far capire che quel make-up deve andare bene per tanti stilisti e tanti stili, quindi se io vado a codificare, quindi vado, non so, a riprendere lo stile glamour, trucco glamour, o lo stile minimal, trucco minimal, non mi dialoga poi con l'abbigliamento. Quindi se io, ad esempio, ho collezioni con colori neutri, una stilista decide solo colori neutri, un'altra invece è tutta colorata, ovviamente diventa difficile far capire questa cosa. Però poi alla fine con le prove e con il fitting, che solitamente va sempre fatto in abbinamento, io sempre chiedo a chi si occupa dell'organizzazione della sfilata di far provare il trucco, il parrucco e l'abbigliamento contemporaneamente, così hanno un'idea ben chiara di quello che poi sarà il look finale in passerella. E quello che facciamo noi di solito con International Couture, io chiedo sempre a Pablo di presentarmi una sua proposta, gli dico tipo ho stilisti di alta moda, questo e questo, gli spiego esattamente chi abbiamo, ma di solito sono 4-5 stilisti, non di più, e Pablo mi manda delle proposte, delle schede anche di trucco e anche di parrucco, perché io prendo il parere, cioè sento il parere di Pablo come art director in generale, sia per il trucco che per il parrucco. Ecco, queste sono le schede, come vi mostra Pablo, che lui mi manda per le proposte del trucco. E quindi io insieme a Pablo decidiamo quello che è più adatto alla sfilata, decidiamo anche l'uscita dei stilisti, perché quando hai 4 stilisti non inizi col più forte, ma inizi col più semplice, in modo che il trucco mano a mano può crescere. Quindi noi col primo stilista facciamo un trucco comunque sempre minimal, perché a me piace minimal, piace il nude, non mi piace il trucco molto pesante, perché mi piace più ciò che è semplice e ciò che è minimal. Però poi andando avanti con gli stilisti, l'ultimo che esce, che magari ha una collezione più importante, ma non importante, più vistosa, più glamour, più eccetera, allora le modelle vengono completate con un trucco un po' più forte. Con un rossetto, viene aggiunto un rossetto, come diceva all'inizio Pablo, si può sempre aggiungere, ma è difficile togliere. Quindi noi iniziamo con un minimal per poi finire con un maximal non esagerato. Esatto, magari cambiare un rossetto, si può, ecco, ad esempio, non so se mi viene in mente l'ultima, quella sfilata che abbiamo fatto, che c'era la sfilista che aveva tutti quei colori rossi. Abidicchia, se non sbaglio, no? Sì, Abidicchia, tutti i colori della Sicilia, esatto. Il rosso, l'arancio, il rosa, eccetera. Sì, sì. Ho messo un rossetto rosso, proprio tipo rosso tarocco di Sicilia, che ricordasse proprio la terra Sicilia. E poi ovviamente il rossetto si può anche togliere, però ovviamente questo va a rubare tempo alla tempistica della sfilata. Certo. Ovviamente, come penso immaginate, il tempo è sempre molto tiranno, quindi mentre stiamo truccando abbiamo delle stiliste che ce le tolgono da sotto e ce le tirano, magari uno mentre sta disegnando le labbra viene pure la bocca storta, insomma, quindi... vabbè. Sì, quando si affretta, sì, perché poi ci sono anche delle modelle che arrivano all'ultimo minuto, perché quando siamo in una fashion week come Alta Roma, le modelle non è che sono lì disponibili dalla mattina, perché magari hanno fatto un'altra sfilata 2 ore prima, arrivano già truccate, si devono struccare e ritruccare. E quindi, insomma, i tempi del backstage, per chi ha avuto l'esperienza di stare con noi, e spero che avranno l'esperienza di stare di nuovo finita questa pandemia, sono dei momenti veramente frenetici per tutti. Esatto, e poi la vedete con più calma, Maria Cristina, durante le vostre lezioni, ma in sfilata si trasforma e diventa una ginessa. Divento un po' un generale, ma per forza. Esatto, però ecco, la differenza, io dico, anche nel backstage e l'armonia che si crea dietro è molto importante. Ad esempio io ho avuto dei, appunto, organizzatori di sfilate che sono veramente
odiosi e che magari ti trattano anche in modi un po' spiacevoli, perché non considerano poi la professionalità di ogni professionista che sta lì, quindi ognuno ha un'individualità e fa parte di un team, ok, però bisogna anche rispettare le singole individualità. Anch'io quando parlo con le vestiriste o con i truccatori o con i parrucchieri, anche se sono, diciamo, un supervisor, però comunque cerco sempre di relazionarmi in un modo educato e civile. Ecco, l'educazione è alla base di tutti i lavori, non solo di questo, però sicuramente quando si lavora sotto pressione e sotto stress, se si è maleducati di fondo, purtroppo si perde la brocca. E quindi il self-control in questi casi è molto importante, e avere soprattutto rispetto di tutti, perché tutti stanno lì per lavorare, ognuno ha un suo compito che deve fare, lo deve svolgere, e per svolgerlo al meglio deve avere la tranquillità intorno e il rispetto di tutti quanti. Quelle sono le regole di base proprio di chi sta nel backstage delle sfilate o di altri eventi. Strano che tu non hai nessuna domanda da fare, anche a Maria Cristina. Sì, non vedo altre mani, vi stiamo aspettando. Non siete timidi, non vi vergognatevi. E poi speriamo di vederci una volta in aula. Quello purtroppo dobbiamo aspettare che finisce questa pandemia. Esatto, perché era carino far venire anche una modella e fare parecchie prove, quello che abbiamo fatto anche in altri corsi. E tutto, per adesso tutto è da remoto e siamo qui. E oggi io non sono neanche potuta andare in Ateneo per fare questo webinar, e infatti avevo paura di rischiare che la connessione, infatti questa mattina, la lezione di questa mattina, la connessione era un po' così così. Per fortuna oggi pomeriggio sta andando molto meglio. Sì. Allora, non vedo nessuna mano alzata. Io non ho domande da fare, però come sempre sono contenta di partecipare, di aver potuto esserci, insomma, anche per il lavoro sono riuscita ad arrivare in tempo. Bellissima lezione come sempre, Maria Cristina, è stato un piacere rivederti, insomma io ho partecipato ad alcune delle tue dei tuoi eventi, quindi ho visto che c'è una bella preparazione dietro e c'è un bell'ambiente, anche perché è così che, insomma, grazie. Tu lo organizzi, prego. grazie mille. Prego. Va bene, se nessuno ha domande, io ringrazierei Pablo per la sua pazienza, per la sua bellissima lezione, e noi con tutti voi ci vediamo tra 5 minuti sul nostro proprio streaming della lezione, così parliamo, finiamo un po' la nostra lezione, che vi ho anche messo i project work nei documenti, non so se li avete visti, parliamo anche un po' di quello. Allora Pablo, se ti vediamo per i saluti, che non ti vedo. Grazie mille. Prego. Grazie a tutti. Ringrazio voi. Grazie. Tantissimo, e soprattutto, ecco, se hanno anche delle domande successive possono contattare tranquillamente anche sulle pagine dei miei social, su Facebook, su Instagram, sono sempre Pablo Gilcagnier, quindi facile da trovare. Ma una curiosità, come sta gestendo, un attimo, una cosa che mi è venuta a volo, vedevo tutti i corsi che comunque fa, come li sta gestendo adesso in fase pandemia? Perché stavo facendo, diciamo, un progetto, un'analisi proprio di quest'anno, no? Praticamente da gennaio dell'anno scorso, come il Covid ha impattato sul mondo del fashion e su tutto quello che c'è dietro, che è una macchina in realtà enorme, cioè non è solo la sfilata, è veramente enorme. Quindi lei poi alla fine come è riuscito a gestire questa situazione, ecco, con tutti i corsi che tiene, anche a prescindere, vedevo, dalla sfilata, quindi dalle modelle. Allora, guarda, abbiamo lavorato ovviamente anche noi in remoto, sulle piattaforme, come dicevo, su Google Meet, soprattutto su Zoom, qualche volta, insomma. Ho cercato di essere sempre vicino ai miei corsisti nel periodo soprattutto del primo lockdown,
facevo addirittura delle dirette su Facebook. Confermo. C'era proprio un gruppo che si chiama proprio Allievi e Docenti Face Place, dove ho richiamato anche tutti i miei docenti, abbiamo fatto tutto un ripasso di tutte le lezioni dalla prima all'ultima, e questo l'ho voluto fare in maniera gratuita, perché ovviamente loro avevano dato già il corso, alcune nel passato, quelle che lo stavano frequentando e quelle che poi si sarebbero iscritte. Quindi, visto il problema della pandemia, ho cercato anche di essere disponibile anche sotto quell'aspetto. E poi adesso, in questo secondo lockdown, diciamo, ho fatto sempre dei corsi online, tendenzialmente individuali, proprio per cercare di seguire al meglio le persone, e quindi ovviamente la fase pratica, come puoi ben immaginare, non è semplicissimo, però con tanta buona volontà, tanta pazienza si riesce. E soprattutto, ecco, io non volevo che si sentissero abbandonate o comunque, diciamo, tenute in disparte. E quindi questo è quello che ho cercato di fare. Ovviamente, sai, proprio spiegare, posizione il pennello a destra, a sinistra, non è semplicissimo, però con tanta buona volontà ci si riesce. Poi ovviamente loro mi mandano sempre le fotografie, dei mini video, dei compiti a casa che do, poi anche loro nella mia accademia fanno praticamente una tesina di fine anno con uno stile o un personaggio, insomma, a tema libero. Quindi c'è una parte teorica, una parte pratica, dove poi vanno proprio a costruire un total look, quindi trucco per trucco e abbigliamento creato proprio da ogni stilista. Ad esempio, qui presente c'è Michela Venti, che ha un suo molto bello, ha fatto un esame da 30 e lode. Grazie. È stato la proposta di Barbie, ricreando addirittura anche la scatola di Barbie, con una modella che assomigliava a Barbie, con la parrucca identica di Barbie, ha parlato della storia di Barbie, di come si è evoluto i canoni estetici dagli anni 50 in cui è stata, diciamo, creata fino ad oggi, come anche morfologicamente cambiata, no? Anche in tutte le varie etnie, praticamente. Grazie Pablo, grazie mille, grazie di tutto, e speriamo di vederci presto in qualche backstage, perché non ne possiamo più di questo lockdown e di questo streaming. Va bene, grazie di tutto. Speriamo a presto, buona lezione a voi. Grazie, arrivederci. Ciao. Grazie, buonasera a tutti.